sa che è minimo. Mattia Tumoretti, intervista, essendo il primo relatore, spendo pochissime parole di introduzione. Vabbè, nell'introdurre vorrei innanzitutto esprimere l'apprezzamento, dato buongiorno a tutti e benvenuti, e soprattutto la soddisfazione per la riuscita di questa iniziativa. Non era ascoltato, c'è la neve, insomma, non era facilissimo arrivare. Ho dato volentieri la disponibilità a partecipare a questo incontro, ho fatto, sono onorato, non solo per l'amicizia e l'affetto che mi lega a questi luoghi, a quelle tante persone che ho conosciuto nei momenti più difficili, ho vissuto in occasione degli eventi sismici, sono cose che non si scordano mai facilmente. La qualità e l'autorevolezza del relatore, che ho provato anche di presentare volta in volta nel corso della mattinata, offre ovviamente più ampie garanzie di una buona riuscita dell'evento. Ci colloca, come è stato ricordato, e chi mi ha piaciuto, in un momento molto delicato della vicenda del ricordo. È un momento di approfondimento e di riflessione che, dal mio punto di vista, ritengo sia utile avvenga qui, adesso, per riuscire in qualche modo a dare quel colpo d'ala di cui si avverte un gran bisogno per far decollare definitivamente la rinascita di questi territori. Io sono sicuro che l'appuntamento di oggi arriverà un utile positivo apporto per dare un nuovo slancio, per una nuova linea mentale, per la definitiva ripartenza di una ricostruzione che in ultimo regalo, l'hanno ricordato tutti, non procede nel modo che tutti avremmo. Ci tengo a dire che non è stato mai in discussione l'impegno delle istituzioni, sono stato sempre vicino a questi luoghi, degli apparati che hanno svolto il loro lavoro, che sono stati chiamati in utile regalo con un compito molto difficile, so quanto lavoro, quanti sforzi, è stato necessario garantire per arrivare al punto che siamo adesso. Ed è tanto meno può essere sottaciuto anche il lavoro che mi sono chiamato professionisti, il mondo delle imprese, le comunità. Sentirebbe anche a poco, dal mio personale punto di vista, recriminare anche sulle scelte compiute, non tutte peraltro dimostratesi ugualmente felici. Oggi, come già diceva il sindaco di Noccia, il sindaco di Pregi, è il momento di rimboccarsi le maniche. È il momento di tirare fuori le cose che sono in mezzo che ci siano. Perché se non lo facciamo adesso, temo che non avremo più tempo. Forse allora sarà troppo tanto. Lo diceva Bellini, il tempo è una variabile fondamentale che in questo momento assume assolutamente. E allora la parola che mi sembra possa interpretare e accompagnare meglio anche il cambio in passo che appare necessario è fiducia. Fiducia. Bisogna avere fiducia. Parecchi anni fa mi è capitato di leggere il stato in modo politologo americano che sosteneva con riferimento alla situazione italiana e anche con un'ampia notizia di argomentazioni che il successo di una comunità, di una nazione, di un paese, di una città non va ricercato solo nelle leggi del mercato o nel tessuto economico, ma va ricercato sul piano delle diritti sociali in cui l'ingrediente fondamentale è la fiducia. È il capitale sociale di una comunità che può fare la differenza e la fiducia che la comunità stessa ha nei suoi membri, nelle sue istituzioni, nella consapevolezza di interessi comuni, di valori condivisi, nella capacità di strutturarsi attraverso i propri corpi intermedi. Abbiamo esempi interessanti, la presenza delle comunanze agrarie è sicuramente delle proprie possibilità. E questo perché alla devastazione prodotta dal terremoto sul patrimonio di Rimini c'è giunto molte volte l'ancora più terribile effetto collaterale che si produce nelle relazioni umane, nei rapporti fiduciari che sono la base della convivenza. È un momento di rottura quello di un evento come il terremoto, un dramma molto forte che può forse produrre anche un processo di distribuzione della ricchezza, ma al contrario anche all'accentuazione delle diseguaglianze territoriali e territori che hanno segnato sempre la tagliata storia delle terre rosse. Bisogna avere fiducia qui, non solo perché probabilmente non abbiamo altra scelta, ma perché sono profondamente convinto che la rinascita delle terre colpite, se mai avverrà, che io non sono assolutamente certo, passa proprio da questo. Occorre un forte senso di idealità, una visione che restituisca una prospettiva per il futuro, altrimenti c'è una che il
al tempo stesso lasciando magari anche un po' più libero, lasciatemelo dire, quanti hanno qualcosa da dire, quanti hanno qualcosa da proporre, di misurarsi con la ricostruzione materiale e immateriale, superando dal mio punto di vista anche una concezione, lasciatemelo dire, un po' iperstatalista che ha caratterizzato fino ad oggi le scelte di fuori. La ragione che mi induce a un cauto ottimismo, e che concludo, è la stessa che ho detto molte volte, che ho riassunto anche in alcune cose che ho scritto. Queste sono comunità che hanno fatto i conti con la necessità imperativa di innovare la propria base produttiva, traghettando la tradizionale economia agro-silvopastorale, nuovi modelli di sviluppo in chiave distrettuale, le produzioni oggi sono le promozioni di qualità nel campo della lavorazione della carne, dei latticini, dei prodotti agricoli di nicchia, dei prodotti del sottobosco. Accanto a queste produzioni e le filiere che ne sono derivate, si è sviluppato un turismo di eccellenza che non ha riscontri anche in altre realtà femminili, anche che ha saputo trarre il vantaggio anche dalla presenza un po' ingombrante di un'istituzione come il Parco Nazionale, che da molti non è vissuto più come un ostacolo che come un'opportunità. Ma è chiaro che tutto questo non basta più, che ci sono ancora spazi di esplorare, come quelli connessi a una pagina alimentare composta da ulteriori produzioni tipiche da riscoprire e da valutare che potrebbero rappresentare un vero problema. Allora concludo dicendo, prendendo a prestito l'espressione non mia, qui si tratta di centralizzare la marginalità, cioè ponendo al centro di un nuovo modello di sviluppo risorse come l'aria, l'acqua, il cibo, la cultura, i paesaggi, quelli sempre più apprezzati, sempre più necessari per ognuno di noi. E allora la Costituzione può davvero rappresentare una formidabile occasione per consolidare il patto che lega, quel patto di cittadinanza che lega le comunità a questi luoghi, che dovranno essere il motore di un'azione, iniziativa finalizzata alla nascita economica e sociale. L'esperienza della comunità di campo, non sto a dirlo, che oggi ci ospita, costruisce un piccolo significativo esempio virtuoso. Sarebbe sbagliato sottovalutare o lasciar cadere. Fabrizio Bacca, che è l'ideatore della strategia nazionale delle interne, che parlerà oggi ampiamente nel pomeriggio, e che si è occupato della ricostruzione dell'acqua, in un'intervista ha scritto: è quanto più forte il dramma prodotto dal terremoto, mi verrebbe da dire una botta grossa, quanto più forte la botta che queste comunità hanno subito, pensando al bellissimo documentario, stato girato proprio partendo da questa esperienza. Tanto maggiore deve essere non solo la risposta in termini organizzativi e burocratici necessaria, ma deve essere quella sul terreno ideale che della capacità di guardare al futuro, della visione. Oggi ormai si è visto moltissimo. Manca probabilmente per il territorio del terremoto del centro Italia, questa è la mia personalissima opinione, con l'attenzione programmatica, lo sforzo progettuale che ci vuole, ad esempio, quello del 97. E allora una visione che offre la prospettiva di rinascita e di sviluppo, oltre che indispensabile rafforzamento degli apparati e delle strutture proposte alla gestione degli interventi, si avverte assoluto bisogno per immaginare la pratica di queste idee. Le autorevolissime personalità al massimo livello, come vedete, del mondo delle istituzioni, della comunità scientifica, delle professioni presenti a questo tavolo e quelli che stanno parlando nel pomeriggio, sapranno certamente offrire spunti interessanti che mi auguro che istituzioni e tutti noi sapranno adeguatamente raccogliere. Quindi, detto questo, che mi sembrava doveroso, darei senza ulteriore indugio la parola al primo relatore, che è Alfio Monti, direttore della protezione civile regionale, direttore regionale di infrastrutture e coordinatore dell'ufficio speciale della ricostruzione. Un percorso
desiderava di conoscere, i terremoti torneranno. E allora dobbiamo passare da una cultura che ha caratterizzato nei decenni precedenti un atteggiamento che è quello di cercare di dimenticare, che è quello di cercare di nascondere o di far finta che questo grande problema che ha l'Appennino, che è determinato da essere una zona sismogenetica, non può essere dimenticato. Non dobbiamo dimenticare, anzi, dobbiamo proprio fare l'esatto opposto. Dobbiamo dire siamo in una zona sismica, dobbiamo in qualche modo prevedere, non lo sappiamo, ma dobbiamo prevenire cercando di arrivare al massimo della sicurezza. Questo valeva già anche per altre situazioni che ci sono state in questo paese. L'ultimo esempio è quello della pianura padana, sorprese tutti il 2012 il terremoto, poi sappiamo vedere le cronache storiche, il primo che prendeva una casa antisismica era la Corte degli Esteri del 1900. Quindi vedete da una parte come progressivamente perdiamo la memoria. Siamo chiamati a fare due cose, purtroppo, che non sempre, nonostante ci sono piani di protezione civile, nonostante tentiamo a livello di pianificazione di prevedere tutto, ma non riusciamo a prevedere quello che può avvenire, il territorio interessato, i danni, che produce, quali fenomeni si generano, quando avviene un terremoto. E a volte questa pianificazione avviene nel corso dell'emergenza, ma questo è avvenuto in Emilia, questo è avvenuto anche a Norcia, quando immediatamente dopo, Norcia, in particolare soprattutto a Norcia per la quantità dei beni danneggiati, ma anche Brescia, parte di Ragascia, quando di fronte a una situazione urbanistica immediatamente si è poi dovuti intervenire per realizzare una serie di interventi legati all'emergenza, soluzioni abitative, strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività economiche, strutture anche per delocalizzare alcuni servizi pubblici. È chiaro che qui si è potuto avere una serie di norme limitate relative ad alcune deroghe, un tema che è molto caro a questo territorio e che vale per tutti, soprattutto nel comune di Norcia, e che è auspicabile, e questa è un'esperienza che abbiamo fatto, che non faremo in mezzo nel futuro, è auspicabile che laddove si dovesse generare ulteriori situazioni di questo tipo, siano chiari, il legislatore deve essere chiaro, sulle deroghe, sulle possibilità insediative, per dare a tutti gli operatori la certezza di non poi essere sottoposti a procedimenti di carattere penale, amministrativo civile. Ma diciamo, pianifichiamo immediatamente in emergenza, e questa volta incide fortemente sull'assetto del sistema, sulle ricostruzioni, molto velocemente, ma per dire che da sempre la prima soluzione erano le delocalizzazioni. Se pensate alla città di Noto, è completamente nuova con un terremoto della fine del 1600. Se pensiamo a Gibellina nel 68, la Valle del Belice, beh, questa valle è stata caratterizzata dall'idea, quello è un luogo danneggiato, quello è un luogo di alta vulnerabilità, la soluzione è delocalizzare. E questa soluzione in realtà è stata superata negli anni, già nel Friuli soprattutto. Il Friuli ha visto un processo che è partito dal basso, che non ha visto un atteggiamento di delocalizzazione ma di ricostruzione, in sito. Ricostruzione, anche qui poi beni possiamo declinare tantissimi, ma sicuramente gli interventi che ci saranno successivamente torneranno su questo tema. L'Umbria 97, prima del 97 l'esperienza del 79, particolarmente significativa in Valerina. E qui ecco l'esperienza dell'Umbria che devo dire ha avuto grossi meriti. È stata quella di introdurre per esempio uno strumento leggero di pianificazione, sostanzialmente era uno strumento di programmazione, di programmi integrati di recupero, serviva a definire l'entità del danneggiamento
a definire fasce di priorità all'interno dei centri più danneggiati. Devo dire che rispetto alle fasce di priorità, questo tema per Sisma 2012 in Emilia e Sisma Italia Centrale 2016 non c'è, perché è tutto finanziato. Adesso, se possiamo riscontrare un problema, e abbiamo, siccome abbiamo il finanziamento di tutto, prima casa, seconda casa, attività produttive, di tutto, di più, servizio per pubblica e così via, senza avere una graduazione nel tempo, questo ci obbliga anche a un ragionamento di carattere organizzativo. Perché? Perché è evidente che in altre fasi, vediamo il 97, molti che presenti se lo ricordano, siamo partiti con la ricostruzione leggera, abbiamo solo i soldi per la ricostruzione leggera, poi è arrivata la legge, sono stati dati soldi radicalmente per la ricostruzione pesante e infine per la ricostruzione integrale. Questo si è spalmato nel corso degli anni, questo è avvenuto anche in Abruzzo, se pensate che ancora oggi l'Abruzzo deve ottenere i finanziamenti della ricostruzione di una serie di immobili che per la programmazione statale finiranno nel 2023. Il 2023 è l'ultimo anno in cui si finanzia l'intervento in Abruzzo. Noi abbiamo finanziato tutto. E questo è evidente che questo, ponendo il tema del finanziamento complessivo, anche qui noi però ci dobbiamo anche attrezzare, sia della serie, quello che già diceva Finanzina, è evidente che se tutti gli operatori, tutto è messo in movimento, tutto può partire, anche le strutture deputate a poter agevolare questo processo complessivo non si possono attrezzare nel tempo. Dopo i primi 2 anni di start-up, come sono passati, noi dobbiamo avere un dimensionamento che ci consenta di guardare, di affrontare il tema della possibilità che è data a tutti i cittadini di intervenire immediatamente. Il 97, dicevo, in fascia di priorità, l'ho detto, il tema dell'unità strutturale è un altro tema fondamentale che è stato conquistato ormai e diventa il nostro patrimonio bellissimo. Questo in Emilia, per esempio, ha usato il tema degli strumenti di urbanismo. I modelli, ma i modelli, guardate, ce ne sono stati tanti, e questo ho sentito le dichiarazioni che ho fatto il sottosegretario prima nelle Marche dopo la visita dei giorni scorsi. È evidente che noi abbiamo bisogno a livello nazionale, se siamo ormai fortemente specializzati, abbiamo lavorato sul campo, cosa è la protezione civile, i modelli operativi, le risposte, tutto previsto a tavolino. Perché nella gestione dell'emergenza non ti puoi inventare nulla, perché sennò diventa emergenza a se stessa. Sulla ricostruzione abbiamo bisogno di una norma quadro, di una serie di principi quadro. Non è possibile che ogni volta dobbiamo trascorrere qualche mese per capire chi viene finanziato, come viene finanziato, e tutta una serie di norme per aggiustare anche i meccanismi e in qualche modo gestionarli. Non entro nel merito, lo lascio secondo me che non ti vuole approfondire, ma è evidente che ormai si consolida sostanzialmente un tema che dice abbiamo velocità diverse, prima la ricostruzione leggera, perché questo segue anche lo schema che è quello che va in parallelo dell'assistenza alla popolazione. Voi sapete che per esempio le soluzioni abitative emergenziali le possiamo realizzare solo per quelli che hanno danni gravi, è evidente, e sono già tante quelle partite di 800 soluzioni abitative, oltre 3.000 in tutto quanto le 4 regioni. È chiaro che questo meccanismo deve trovare dei momenti di accelerazione. Ricostruzione leggera, ricostruzione, chiamiamola pesante, ricostruzione che riguarda i centri. Questi sono i modelli che tutto sommato ormai si consolidano dal 96 al 2016. Per quanto riguarda anche gli strumenti, invece, gli strumenti è stato, non c'è la stessa evoluzione. L'Umbria e le Marche nel 97 avevano solamente i PIR, a cui si sono aggiunti solo in parte degli strumenti urbanistici a valenza urbanistica,
sui 180 per esempio piani integrati fatti in Umbria nel 97, solo 30 avevano poi anche una valenza urbanistica a livello di distruzione. Come vedete l'Abruzzo, il modello è un altro, ancora un altro l'Emilia Romagna, e nel centro Italia viene introdotti i piani attuativi e anche la possibilità dell'intervento diretto nei centri con la programmazione degli interventi attraverso l'orientamento di intervento, anche la governance. Anche qui è l'altro tema. È lo stesso modello? No, guardate, è un modello assolutamente identico. L'Abruzzo non esiste la regione, nel centro Italia, a differenza delle altre situazioni, abbiamo un commissario e 4 vicecommissari. È chiaro che il terremoto è sempre così, colpisce luoghi diversi, territori diversi, questa volta 4 regioni insieme. 4 regioni insieme, anche se la zona più colpita è a pochissimi chilometri di distanza, 4 regioni diverse. E la necessità di un coordinamento nazionale che ha portato a questo modello operativo. I finanziamenti, stessa storia, uguale? Assolutamente no. Umbria e Marche a rate, Abruzzo a rate, Emilia e Centro Italia, si consolida il meccanismo del credito d'imposta, che porta dietro altri problemi. Se parliamo poi, torniamo sul tema della burocrazia. Per esempio, è chiaro che aver trovato un meccanismo dentro i patti di stabilità, dentro i problemi della finanza internazionale e anche le poche disponibilità dello Stato, aver trovato tutti i finanziamenti è stato merito di una ingegneria finanziaria che spalma finanziamenti che vengono dati subito in 20 anni attraverso il ricorso alle banche. Da un certo punto di vista, come vedete, abbiamo ottenuto un grande risultato. Poi per gestire questa operazione è evidente che ci portiamo dietro qualche problema. Non possiamo fare delle anticipazioni extra credito d'imposta, e questo crea grande sofferenza al mondo professionale. Non possiamo fare anticipazioni per altre questioni. Abbiamo un meccanismo anche qui pagamento che non dipende solo dalla pubblica amministrazione, ma anche dal mondo bancario con tutti i loro problemi. Allora, è evidente che questa è la cosa. Quello che ci auspichiamo è che la prossima volta abbiamo una base. Abbiamo valori condivisi, abbiamo un modello che come modello poi può essere sempre soggetto a miglioramenti, a valutazioni. I temi li avete detti. Tempi, burocrazia e poi passiamo in piano. Anche qui io lo dico solamente per ricordare e non per giustificare, perché dice certo che dici queste cose in modo tale che giustifichiamo che potevamo fare di più. Sempre possiamo fare di più. Sempre possiamo fare meglio, assolutamente questo. Io l'unica cosa che posso dire per me e tutti i miei collaboratori, che alla fine della giornata a volte ci domandiamo se potevamo fare meglio di più, ma sicuramente l'impegno, rispetto all'impegno, assolutamente no, perché è stato il massimo. Il Friuli, il tanto celebrato Friuli, anche lì c'è stato un tempo per la ricostruzione leggera ed erano poche. 2 anni, è durata 3 anni ed erano pochissimi. La ricostruzione dei danni gravi è durata 10 anni. Complessivamente la curva del Friuli è questa. Questi sono i danni, perché un terremoto è un terremoto, non è un piccolo evento. Qui abbiamo 50.000 immobili danneggiati, nella sola Umbria 8.500, adesso è il dato ancora finale, purtroppo non abbiamo chiuso le Aedes dopo le FAST, ma guardate neanche l'Umbria nel 97, ma noi abbiamo avuto la ricostruzione leggera, ma ci sono voluti 3 anni e mezzo, con situazioni anche più semplici e tanto e interventi anche più contenuti, 3 anni e mezzo. Riscontriamo che qui abbiamo avuto un problema ce l'abbiamo avuto. Adesso potremmo aprire la riflessione, ognuno dalla sua versione. Io voglio stare solo in Italia. L'articolo 8 del decreto 189, l'ordinanza 4 e 8,
predisponevano e mettevano in campo uno strumento che in altre regioni ha funzionato, vedi Sisma 2012, che era quello dell'intervento immediato a burocrazia zero. In Emilia si aprono poco meno di 1000 cantieri, da noi in tutto il centro interno se ne sono aperti 40. Perché? È chiaro, c'è un motivo, una situazione economica e sociale profondamente diversa. Se tu a questi territori puoi dare la certezza di quanto poi sarà il contributo che eroghi in una situazione di fragilità economica in cui le risorse a disposizione non ci sono, il cittadino prima di muoversi dice, no, un momento, io prima devo sapere, dare soldi, vedere cammello, quanto mi dai? Devo avere una quota di accordo significativa? Ma se io ho la disponibilità in cassa, che forse avevano altri cittadini in altre regioni, funziona. Da noi ha funzionato molto meno, e non perché non c'era anche un provvedimento del legislatore che prevedeva una fortissima accelerazione. Non abbiamo avuto questa fortissima accelerazione e ci siamo portati dietro altre conseguenze. Non dico la ricostruzione pesante, integrale dell'Umbria, i tempi li sappiamo. Quelli dell'Emilia, del moderno e dell'evoluzione, non lo voglio commentare, dico i dati nostri, ve l'abbiamo già detto, 1100 gradi di presentare, 360 rilasciati, oltre 105 cantieri, questo è un dato un po' vecchio, siamo ormai a 120 cantieri finiti, 700 gradi di lavorazione che sono un po' tra l'USR, un po' nei comuni, un po' tra i professionisti, che sono le tre gambe della costruzione. E qui è evidente che la situazione è questa. C'è stata una fase ovviamente di abbrivio, c'è stata una fase di start-up, e questo è sia per le strutture private, sia per i comuni, sia per lo stesso USR. Adesso speriamo di aver stabilizzato almeno una situazione. Certo, il fine anno con le problematiche del personale, sia in parte sui comuni, sia in parte sull'USR, il commissario sa bene che abbiamo purtroppo avuto un rinvio e una proroga dei termini il 30 di dicembre. Questo non ci ha agevolato, questo ha costretto sia la struttura del commissario sia le nostre strutture ad avere un non fermo, non si è fermato nulla. Abbiamo avuto un rallentamento, laddove c'era un'esigenza di accelerare, abbiamo avuto questo mese di gennaio purtroppo un leggero rallentamento. Vediamo che nella prossima settimana, grazie all'impegno del commissario, ci sia anche la soluzione dell'ultima parte delle tante componenti dei vari uffici, che sia la definizione del rapporto con Invitalia, in modo tale che ripartiamo. Ma ripartiamo con le forze che abbiamo, forze che continuiamo a dire sono insufficienti. Se noi come auspichiamo, attenzione, la curva dei progetti presentati negli ultimi tre mesi non ha uno scostamento significativo. Tante ne entrano e tante ne escono. Ma non dico tanti, qui ognuno dà la sua interpretazione, perché se i progetti arrivano, non arrivano. 4.000 progetti di danni lievi, come vedete ne abbiamo circa 1.000. Ne devono ancora arrivare 3.000 solo di danni lievi. Perché, per come, non apriamo oggi la riflessione. Ma è evidente che noi siamo tutti convinti che nel 2019-2020 questo numero di 1.000 pratiche salirà in modo consistente. E se non attrezziamo, e se non ci attrezziamo tutti, o con provvedimenti semplificazione. Allora, e qui c'è il tema della burocrazia. Io capisco lui che ha fatto una bella relazione, poi comunque al dipendente pubblico e sapere che cosa vuol dire fare il dipendente pubblico, come se qualcuno la burocrazia se la sceglie. La burocrazia non è che te la scegli, qui ci sono delle leggi, ti danno dei compiti, ti danno delle responsabilità, dobbiamo rispondere dell'ultimo euro che eroghiamo per questa ricostruzione, prima di tutto ai cittadini italiani e poi a tutto il mondo, alle varie istituzioni di controllo che abbiamo, ma bene che questo sia. Questo è, poi dobbiamo anche controllare regolarità contributive, antimafia, ragazzi, ci
siamo dati delle regole, alcune non sono burocrazie. Quando parliamo di anticorruzione, quando parliamo di antimafia, quando parliamo di trasparenza, ma queste le consideriamo valori o un pezzo della burocrazia? È certo che poi per rispettarle tutte alla fine devi mettere in fila tante cose. Vedi la regolarità contributiva delle imprese ma anche dei professionisti, con le difficoltà che c'è il settore e con le difficoltà che ogni giorno incontriamo. Ma lì dobbiamo capirci, sono valori che tutti quanti condividiamo, oppure qualcuno può dire no, ma che questa roba, allora non ce ne può fregare meno, l'importante è il risultato, come viene viene, se poi l'impresa è quella camorristica che dopo 3 anni arrivano i carabinieri che sequestrano il cantiere perché era evidente che quella era un'azienda infiltrata, ma allora bisognerà prevenirle queste cose, no? Visto che sono successe e che purtroppo sono fenomeni presenti in questo paese. Allora, questo è. Se poi, come auspicato dal sindaco Alemanno o da altri, ci sono disposizioni che dicono vediamo di trasferire parte di questa attività di controllo, parte delle attività e delle responsabilità nel coinvolgimento di più soggetti, ma chi è contrario a voi? Ma lo dobbiamo dire. Dobbiamo dirlo, la pratica viene autocertificata e in quanto autocertificata, appunto, fai attività di controllo, oppure prevediamo altre modalità di controllo. Voi sapete che su questo tema è molto aperto, quando un firmato se ne assume pienamente la responsabilità del contenuto al di là dell'autocertificazione. Però su questo è aperto. La burocrazia ci travolge, noi non siamo appassionati, siamo purtroppo in Europa e questo è il nostro ruolo. E però io continuo a sostenere che dobbiamo tutti quanti essere consapevoli e distinguere tra alcuni valori e alcune cose che possono migliorare. Questo lo auspichiamo tutti, non è problema nostro, non è problema del commissario, non è problema dei sindaci. Se il Parlamento ci dà delle regole semplificate che tutti auspichiamo, delle regole diverse, oggi noi giochiamo con le regole che abbiamo. Piano, un'esperienza in progress, queste sono alcune immagini di alcuni centri, ma qui voglio dire una prima considerazione fondamentale. Intanto sono piani attuativi questa volta. Allora mi permetto di fare una battuta sempre alla Dico Duca, cambiate coordinamento dei PIR, siete rimasti 20 anni indietro. Cambiate sigla, ma è una battuta, è una semplice. Sono piani esplosivi. A quanto li abbiamo limitati questi piani esplosivi? Vedete che già la legge, già il legislatore, proprio per venire incontro a quell'esigenza fondamentale che è il secondo fattore che dicevate prima, i tempi, no? Perché è chiaro che il tempo è un fattore fondamentale. A maggior ragione se qualcuno, molti dei presenti si ricordano la ballerina del 79, no? Oh, io sono testimone che ancora il terremoto della ballerina del 79 non l'abbiamo chiuso a termini amministrativi, i cantieri sono chiusi da decenni, dobbiamo ancora chiudere 5 pratiche e finalmente quest'anno, dopo 40 anni, metteremo la parola fine al terremoto del 79. Ma quanti anni dopo il 1979 abbiamo avviato i lavori dentro i piani di recupero? Lo volete ricordare? Lo devo ricordare io? 5, 6, 7 anni dopo? 8 anni dopo? Questi sono i tempi che abbiamo avviato i lavori nel 79. Nel 97, dentro i circoli di piani attuativi, non erano 8 anni, ma erano 5 anni, peraltro con territori abbastanza estesi. Il 79 sottoponeva quasi tutti i centri a piano attuativi, qui se vedete in tutta l'Umbria abbiamo 11 centri, alcuni di dimensioni anche molto ridotte, pensa a quei 3 di Preci, per il comune di Preci ci sono 3 frazioni a quarto, sono Scille e Valle, che sono una dimensione modesta del centro complessivo di Brescia.
certo, nel luogo dove ci troviamo oggi, Campi ed Ancarano, qui la zona è un po' più densa, ma Norcia non c'è nulla, c'è San Pellegrino, c'è Castellone. Perché? Perché sono i luoghi più colpiti. E questa è la considerazione. Laddove il livello di devastazione e il livello di danno è stato molto forte, è evidente che si deve ricorrere per quel tema della qualità, per quel tema di tutti quei valori che avete ricordato. Non possiamo non andare verso questa direzione. Che cosa dovevamo fare? Definire le attività di perimetrazione e poi dobbiamo dare un supporto agli amministrativi e partecipare a questo lavoro anche fatto e le norme fatte con la legge. Beh, la definizione tecnica ormai l'abbiamo fatta, perché abbiamo fatto quello svolgimento dell'attività di perimetrazione, ci ha visto impegnati nel confronto con l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di ridurre al minimo, attenzione, lo voglio dire, non abbiamo lavorato per sottoporre il più possibile i centri a piani attuativi. Questo vuol dire che almeno in Umbria sono limitati a 11 casi, tutto il resto è possibile darne immediata attuazione. Li abbiamo ormai fatte le perimetrazioni, abbiamo fatto tutte le verifiche con la presenza del patrimonio culturale, di prezzo, storico, in tutti i centri che abbiamo verificato ovviamente, abbiamo fatto tutto il lavoro anche rispetto alle criticità, rispetto alle condizioni di pericolosità territoriale, tutto sintetizzato in queste tabelle con una situazione ben precisa, e siamo andati a definire. Ecco, questo lo vedete, è chiaro, ci abbiamo anche chiaro ed immediato, lo dice la nostra cartografia, al di là di San Pellegrino, leggermente di Sassato, abbiamo in particolare la valle castellana fortemente interessata, ed è chiaro che questi sono i centri che sono stati perimetrati. La perimetrazione si è conclusa, li abbiamo tutti quanti perimetrati con decreto ormai 9 mesi fa, da lì a partire l'affidamento di incarichi. L'Umbria, ecco questo lo voglio dire al commissario, l'Umbria ha perimetrato i centri sono perimetrati, sono già stati affidati gli incarichi, noi siamo qui oggi a cominciare a riflettere sul tema del contenuto di questi piani. Vabbè, non entro nel merito degli approfondimenti, dei contenuti e così via, la farei troppo lunga e ormai penso che è anche ora che finisco di intervenire. Voglio arrivare alle due considerazioni però finali. Abbiamo un tema che è quello della Valle Castellana. Abbiamo visto che qui si è concentrato su questa linea territoriale, in uno spazio molto vicino, un livello di intensità molto elevato, un livello di danneggiamento dei centri che è straordinario. È chiaro che ci sono anche delle componenti geologiche che, ahimè, sono state parzialmente indagate, ma questo è un tema che noi lo sappiamo ormai da tempo. Con la microzonazione non è stato, almeno chi ha redatto questa microzonazione, non è arrivata alla conclusione di individuare esattamente queste faglie attive e capaci. Noi avevamo già chiesto, e questo colgo l'occasione per rinnovare oggi, ringraziando la presenza del commissario per l'attenzione che ci dedica, al fatto che questo approfondimento, perché rispetto agli approfondimenti da fare sulle microzonazioni di terzo livello, fatto in questa sede, in Umbria abbiamo il tema delle faglie attive e capaci di Norcia, che è parzialmente individuale con Carrà, e l'individuazione di quella di Campi e Ancarano. Questo è l'elemento fondamentale. Ci sono alcuni segnali, ci sono alcuni studi dell'ISPRA, non ci sono dati ufficiali. Ora è evidente che non giustamente i professionisti, le lettere dei comitati che pongono all'attenzione questo fatto che era largamente conosciuto, per il quale
secondo noi alla fine vediamo di metterci seduti e di trovare immediatamente anche un percorso dentro la redazione di questi piani, mettendo insieme gli studi, le conoscenze, vediamo di arrivare a definire. Però io dico pure, questo non è che porta a dire ci dobbiamo fermare, non è vero. Allora, i centri vanno, sono individuati, vanno conclusi i rilievi, dobbiamo cominciare a vedere le UMI, dobbiamo cominciare a vedere tante altre cose. C'è anche questa componente che non può essere disattesa perché interessa la parte significativa. Ma è un lavoro che facciamo in parallelo, anche perché dagli studi che abbiamo e almeno dai primi documenti che abbiamo non sono direttamente interessati i centri, sono in una posizione quantomeno diciamo marginale che interessa evidentemente nelle fasce di rispetto diversi impiegati. Allora io dico, bene avete fatto ma poi il problema era chiaro e conosciuto, il lavoro qui è una fase importante, non voglio dire che siamo più avanti degli altri perché sotto le competizioni non ci interessa, noi dobbiamo lavorare in lungo per questi territori, siamo pronti a raccogliere i contributi che verranno, siamo a disposizione perché questa è un'attività che fanno i comuni, no, c'è il Preci, ma come sempre abbiamo fatto, siamo pronti a mettere a disposizione e confrontarci e soprattutto su questo tema ovviamente della pericolosità territoriale è un tema che dobbiamo ragionare insieme a questo. L'altro fatto che io vorrei richiamare e veramente concludo è che però l'articolo 11 pone due temi. Da una parte dice pochi sono i centri che assoggettare a piano attuativo per non perdere tempo, ma coordinare gli interventi. Nei centri in cui non abbiamo il piano attuativo, i comuni possono perimetrare però le unità minime di intervento per favorire gli interventi coordinati. Lo rinnovo perché da questo punto di vista i comuni sì, ma siamo fermi. Allora, valutare che forse in alcune situazioni, che non dico che dobbiamo per forza fare, bisogna capire se è necessario fare, perché ripeto, da una parte dobbiamo fare presto, ma dobbiamo fare anche bene, dobbiamo assicurare l'unità degli interventi, coordinamento per la salvaguardia di quei valori che veramente porteranno questi territori a poter andare oltre queste crasi. Siete resilienti, ma in termini largamente abusati, abbiamo risorse, abbiamo un percorso avviato e bisogna avere fiducia che tenendo conto della grande disgrazia che ci ha colpito e della necessità di fare assolutamente il prima possibile, ma dobbiamo anche fare bene perché poi questo significa tramandare ai nostri giovani, al futuro, una cultura e un territorio che ha un valore immenso. Grazie. Una piccola modifica al programma per esigenze organizzative, darei subito la parola al dottor Paragollini, commissario straordinario. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito ovviamente. È un piacere perché ovviamente più si parla di queste cose più si riesce alla Tanzi a diciamo, individuare e trovare delle soluzioni ai vari problemi che vengono prospettati. Ovviamente molti sono problemi anche specifici. Purtroppo sappiamo che questo terremoto da un punto di vista geologico professionale, cercate di capire, è ovvio, noi non lo consideriamo anomalo, perché la storia purtroppo ricorda che simili eventi sono avvenuti per la voce, ci sono dei cataloghi che passano in rassegna, ovviamente in maniera interpretativa, segnali, documenti, materiali, iconografico e quant'altro. Documenti d'archivio, storici, pittorici, tutto quello che volete, ma sostanzialmente
Cristo, qui una storia lunghissima, ha evidenziato che sequenze simili in effetti sono avvenute sia nel secolo nel 1300 e nel 1700. Nel 1700, per chi proviene dalla zona abruzzese, nel 1702 era il terremoto che colpì l'Aquila e da cui prese inizio una storia di terremoti nel 1700 che ha interessato gran parte dell'Appennino centrale, andando su, giù, un po' come questa sequenza sismica, per cui non la consideriamo anomala, proprio anomala questa sequenza sismica, per questo motivo. Purtroppo anomalo è l'approccio che secondo me è stato dato a questa sequenza sismica. È vero, noi ci siamo trovati di fronte ad un primo evento, quello del 24 agosto, che ha devastato una porzione anche tutto sommato limitata, ha fatto i peggiori danni, ha fatto un numero di vittime elevatissimo, però sostanzialmente diciamo questo terremoto aveva interessato quattro comuni, Amatrice, Colli, Montegallo e Arquata. E da lì è stata impostata la ricostruzione. È stato impostato il decreto 189 del 2016 che in parte diciamo, è stato rielaborato sulla base di quel decreto legge che era stato utilizzato per il terremoto dell'Emilia Romagna. Io da geologo ero presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche prima di diventare commissario, ho sempre criticato questa impostazione perché io ho ritenuto che utilizzare diciamo una pianificazione, utilizzare uno strumento, utilizzare un'idea, utilizzare una proposta progettuale che prendeva in considerazione un territorio completamente differente trovasse poca applicazione su un territorio che invece aveva tantissime altre criticità. Lo spopolamento in atto, la questione dell'area montana, ovviamente una fisiografia completamente differente, con problematiche legate anche, basta vederci attorno, anche al clima. Di conseguenza, con le scosse del 26 e 30 ottobre, forse si è poco prestata attenzione alla vastità invece del cratere che si era venuto a formare. Quattro regioni interessate con quattro norme regionali completamente, volte completamente differenti anche tra di loro, con la necessità di riorganizzare una macchina, una struttura organizzativa che era partita e concepita in un modello completamente differente, con tipologie edilizie, con tipologie socio-economiche, con tipologie ricognitive e fisiografiche, eccetera, completamente differente. E forse lì magari non c'è stato il coraggio, ovviamente perché comportava un allungamento ancora maggiore dei tempi, questo certamente, rifare una norma per riadattarla alla nuova esigenza, potete immaginare anche quello che questo avrebbe comportato a livello di allungamento dei tempi, che però abbiamo perso nel frattempo, purtroppo. Adesso ci troviamo a dover salire in corsa per cercare di dare velocità. Ci sono immagini, perché gli incontri che sono stati fatti con i comuni, con il USR, con tutte le istituzioni pubbliche, con i comitati di cittadini, i suggerimenti ne sono tanti, ne vengono tanti, vengono recepiti nel senso di tenere in mente a quello che viene proposto. È ovvio che poi bisogna trovare il modo per, qualora l'idea fosse valida e opportuna,
di andare a vedere come farla diventare regola. Per cui è una modifica del 189 o una modifica dell'ordinanza? E capite che quei passaggi sono notevolmente differenti, perché la modifica della legge richiede emendamenti, richiede la necessità di trovare lo spunto per andare in discussione del testo di una nuova legge, di infilare quell'emendamento che riguarda la legge precedente, un po' come è stato fatto nel decreto Genova, in parte fortemente criticato, sapete bene, come è stato fatto anche nella legge di bilancio. Un conto però poi andare a modificare delle regole che vengono impostate attraverso ordinanze, e qui già diciamo è un po' più facile, perché si ragiona sulla nuova proposta di ordinanza, si ragiona insieme al Ministero attraverso il tavolo tecnico che viene organizzato proprio per la discussione delle problematiche, si arriva alla impostazione di diciamo, una ordinanza, si va in cammino di coordinamento per far sì che questa proposta di ordinanza venga approvata da tutti i vicecommissari e da tutti gli stati, ovviamente. È ovvio che in questi ultimi mesi, io sono stato nominato commissario il 5 ottobre, quindi capite sono praticamente 4 mesi. In questi 4 mesi è stato necessario anche provvedere inizialmente a prorogare delle scadenze che erano imminenti: l'ordinanza 13, l'ordinanza 19, l'ordinanza 58, dove la prima scadenza era fissata al 31 ottobre, di conseguenza non appena insediato abbiamo dovuto prorogare quella, per cui correre indietro a delle scadenze che erano imminenti. Struttura del commissario straordinario in proroga al 31-12 con legge di bilancio del 30-12. E lì la necessità del 31-12, nuova cabina di coordinamento, per cui ho costretto il vicecommissario a venire a Rieti per fare la cabina di coordinamento l'ultimo dell'anno per prorogare la proroga che avevo già fatto il 31 ottobre, che andava appunto a prorogare la miglietta, i gradi, le stalle. Adesso pensiamo invece a, visto e considerato che la struttura del commissario è stata prorogata per altri 2 anni, il sottoscritto è prorogato fino al 2019, di lavorare per andare a snellire alcune procedure e tener conto dei suggerimenti che nel frattempo sono arrivati. C'è da tener conto che rispetto ai 220.000 sopralluoghi che sono stati fatti durante dalla protezione civile, in effetti sono stati caricati qualcosa come 13.000 domande, cioè c'è un divario che è notevolissimo. Allora, riuscire anche qui a capire il perché, come mai così tante poche domande rispetto ai tanti sopralluoghi e a quello che noi come percentuale di tenendo conto la percentuale dei danni gravi speravamo, pensavamo ci fosse. Certo, si tratta di capire dalle due parti, dalla parte di chi presenta la domanda, istruisce la domanda, come funziona il percorso, perché se si inceppa, perché si inceppa, è solo una questione di personale, è solo una, come ricordava magari chi mi ha preceduto negli interventi di questa mattina, un troppo controllo del contenuto delle domande presentate.
è una sommatoria di verifiche che talvolta si sovrappongono e che ovviamente rallentano, è il professionista che magari nel momento in cui presenta la domanda non la presenta nella maniera o nelle forme dovute, cioè, ma ovviamente anche questo a costituire tutto un processo che deve essere per forza messo a regime e trovare anche le modalità per far sì che, per esempio, i danni lievi siano quelli che almeno partano immediatamente. Trovare il modo anche di permettere di dare la responsabilità ai comuni di procedere proprio per i danni lievi. E su questo, come struttura del commissario, noi ci stiamo lavorando, cioè stiamo cercando di vedere, di snellire. Non significa, come ricordava l'architetto Moretti, mai passare le note, assolutamente, perché noi dobbiamo comunque arrivare a garantire una qualità della ricostruzione in sicurezza sismica, in sicurezza giudiziaria pure. Purtroppo ci sono i controlli preventivi di ANAC, i controlli della struttura di missione del prefetto Valente, cioè tutte queste procedure non possiamo toglierle, come non vogliamo neanche togliere, anche se una delle contestazioni che mi sono state fatte è proprio quella sul DURT di congruità, noi non lo vogliamo togliere, noi vogliamo far sì che il DURT di congruità sia applicabile e dia garanzie, ma non sia di blocco, di intraccio. Allora, in una ultima cabina di coordinamento, per cui nella ordinanza 71, che è alla bollinatura della Corte dei Conti, è stata proposta la sospensione del DURT di congruità, ma sostanzialmente per due motivi, non perché si vuole togliere, ma per renderla snella, per renderla veloce, per renderla applicabile, per evitare che crei ulteriori intoppi ai professionisti che si trovano caricati del controllo che hanno del cantiere, perché non spetta il direttore dei lavori. Ma sostanzialmente anche perché il DURT di congruità, forse non lo sapete, è stato oggetto di un ricorso da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri e dalla Rete delle Professioni Tecniche. DURT di congruità che è stato applicato con ordinanza 58 di agosto 2017, ma che, visto e considerato che gli USR stanno controllando pratiche che risalgono a aprile-marzo 2017, e ovvio prima che diventi applicativa, comunque necessita di almeno due o tre mesi, per cui non riesce a partire neanche quella sperimentazione che era prevista all'interno dell'ordinanza per verificare l'efficacia del DURT di congruità. Allora abbiamo pensato, d'intesa con i vicecommissari, quando parlo di intesa, nonostante il decreto legge 55 abbia modificato la parola di intesa e l'ha modificata in sentiti, i vicecommissari, io ho voluto che comunque l'intesa ci fosse e io ritengo che l'intesa ci debba sempre essere, perché il terremoto va affrontato congiuntamente da tutti gli attori, dando le giuste responsabilità a tutti, per cui non è che non si vuole ovviamente dare responsabilità ai comuni, assolutamente, se i comuni hanno la forza per poter lavorare e procedere nella ricostruzione, ben venga, è ovvio che i comuni fanno un'assunzione di responsabilità poi per l'incarico al quale si trovano a dover affrontare. E anche su questo stiamo lavorando, ripeto, per quanto riguarda soprattutto i danni lievi, proprio per vedere magari
attraverso una procedura semplificata con una soglia di un tot di euro che ovviamente va valutato, e credo che è in discussione attualmente per quanto riguarda l'emergenza etnea, parla di interventi che entro 25.000 euro possono essere fatti attraverso la presentazione della semplice scia. Cioè, potremmo arrivare, e stiamo lavorando per arrivare a una questione del genere. È ovvio che noi abbiamo proposto una soglia molto maggiore, perché altrimenti, vista la vastità, l'entità anche del danneggiamento, di 25.000 euro sarebbero pochissime le situazioni dove si può effettivamente velocizzare. Però ci stiamo ragionando e ci ragioneremo insieme al Ministero, ci ragioneremo insieme ai comuni, perché se questa cosa si riesce a portarla in pratica, è ovvio che ci deve essere la condivisione, per cui l'intesa, ci deve essere l'assunzione di responsabilità delle proprie capacità organizzative dei comuni. Personale attualmente si compone di circa 1.000 unità di personale distribuite tra sotto il commissario, USR, comuni e quant'altro. Purtroppo la questione personale riguarda anche la impostazione che ha voluto dare il decreto 189 al coinvolgimento di Fintecna e Invitalia per le modalità di assunzione di questo personale, che ovviamente arriva alla scadenza del 31-12, perché quella era la scadenza prevista. Allora, con Fintecna noi siamo riusciti il 31-12 a fare una proroga di 2 mesi e le unità di personale che rientrano nella questione Fintecna sono già operativi, cosa che non è stato possibile fare invece con Invitalia, perché la loro struttura, Invitalia è una struttura del Ministero dell'Economia e Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, un po' particolare, per cui non è stato possibile attivare una proroga. Noi faremo mercoledì prossimo cabina di coordinamento, dove porteremo la bozza di nuova convenzione che abbiamo fatto con Invitalia, per il mantenimento e addirittura l'ampliamento di quel personale fino alla scadenza del 31-12-2020. Perché 31-12-2020? Perché la struttura del commissario purtroppo è prorogata al 31-12-2020. Questo permette però, comunque, mercoledì, io spero che ci sia in tempo, non credo per ascoltare. Questo permette già ai primi di febbraio, 4 febbraio in previsione, la garanzia che ci ha dato in Italia, di avere già il personale. Con il sottosegretario Chilini stiamo ragionando alla modifica del decreto legge 189 per l'aumento del personale, perché è la 189 che stabilisce il tetto del personale e lì è necessario un emendamento. Noi ci stiamo lavorando proprio per vedere come poter aumentare questo personale, che ovviamente dovrà essere personale atto a velocizzare le pratiche della ricostruzione, per cui dovrebbe essere un personale in qualche modo adeguato. Qui bisogna fare una riflessione anche sul personale e la modalità con il quale è stato utilizzato il personale e come è stato distribuito il personale. C'è l'impegno da parte del governo di fare queste valutazioni, è ovvio che noi spingiamo affinché ci sia una valutazione adeguata per permettere appunto di andare a coprire o se non altro a cercare di ridurre quel divario temporale tra la presentazione della pratica e l'istruttoria, in modo tale che i comuni, l'USR, le province possano lavorare adeguatamente con del personale appunto adeguato su
sulla ricostruzione. Altro tema sul quale stiamo lavorando, appunto quello ne parlava prima il dottor Duca, ne parlava anche l'architetto Moretti, le perimetrazioni, altra nota dolente, no? Perimetrazioni, canottative, eccetera. È vero, nell'ordinanza 24, nell'ordinanza 25 che poi ha introdotto la microdotazione eccetera, e l'ordinanza 39 che parla degli anni attuativi, in effetti non c'è l'obbligo di tener conto di quella che è la microzonazione di terzo livello per la perimetrazione. Perimetrazione che doveva essere fatta con i comunali, i comuni, proposta dei comuni, condivisa con i cittadini e inviata alle regioni per l'approvazione. Però purtroppo io per deformazione professionale, quando ho visto le perimetrazioni e i risultati della microzonazione, la prima cosa che mi è venuta in mente è fare la sovrapposizione, cioè cercare di capire le modalità con le quali erano state scelte le perimetrazioni sulla base dei risultati della microzonazione. E io ho verificato, visto che alcune situazioni, avete probabilmente sentito le colleghe di ieri, avanti ieri, che in alcuni casi le perimetrazioni corrispondono, se non perfettamente, in gran parte su aree cosiddette instabili ai sensi della microzonazione. Aree instabili che, come ha ricordato anche l'architetto Moretti, che prima è stato accennato, non sono state indagate dalla microzonazione. Cioè significa che lo studio di microzonazione, per come era stato impostato, ha solamente definito il perimetro dell'area stabile, senza capirne le caratteristiche, senza darne risposte da un punto di vista della tipologia di terreno, senza dare informazioni o nessun dato su quella che potrebbe essere la risposta, diciamo l'amplificazione del segnale sismico su quel terreno. Questo comporta che nel momento in cui noi andiamo a pensare a un piano attuativo, perché dalla perimetrazione ovviamente ne deriva un piano attuativo, comunque è necessario avere la certezza che in quell'area si possa costruire in sicurezza sismica. Io non dico non ricostruire, ma capire se effettivamente vale la pena ricostruire. Capire quali sono i criteri tecnici, tecnologici e finanziari tali per cui andare a verificare. Allora, piuttosto che impegnare il comune, visto che ci sono dei residui della microzonazione di terzo livello, come struttura commissariale avevamo preso in considerazione l'idea di prendere delle perimetrazioni, quelle più particolari, tipo le faglie e svolgerlo alla stessa stregua di quel programma di studi che era stato fatto con la microzonazione di terzo livello, applicato alle faglie attive e capaci alle aree stabili. Ci sono dei residui di qualcosa come 800.000 euro, non sono tantissimi, però su alcune situazioni noi pensavamo appunto di andare a verificarle direttamente attraverso quello studio. Questo significa che poi le perimetrazioni che comunque i comuni hanno presentato, in totale dovrebbero essere all'incirca 130, distribuite su tutto il territorio del cratere. Fortunatamente l'Umbria ne ha pensate solo 11, perché ovviamente le perimetrazioni prevedono un percorso piuttosto lungo, difficilmente quantificato. Però sicuramente richiede un processo importante che deve dare anche delle risposte altrettanto importanti. Allora, su queste 130 perimetrazioni non è che noi faremo 130 studi di questo tipo, perché con i residui che sono rimasti non sono sufficienti, ma non sarebbe neanche necessario. Però delle situazioni più gravose, sia che riguardi perimetrazioni, sia che non riguardano la perimetrazione ma che comunque comportano o
diciamo, sottendono a situazioni e verificazioni importanti. Stiamo provvedendo, che poi a breve arriverà la proposta agli USR e ai vice commissari per la condivisione e anche comuni, ovviamente, proprio per partire con questo piano, che dovrà essere oggetto di una nuova ordinanza. Le faglie attive incapaci è ovvio che necessitano di un'attenzione particolare. La faglia di Noccia, la faglia di Campi a Carano, dobbiamo pensare anche a quella di Cavezziano, dobbiamo pensare a quella di Campignano di Usa, dobbiamo pensare a Pizzi, Parete, cioè vedere di andare a individuare delle situazioni che effettivamente potrebbero creare problemi. Io mi sono permesso due giorni fa e anche in audizione quando sono stato alla Camera di portare come sempre quadri di costituire. Significa esclusivamente tenere alla sicurezza di chi poi lì andrà a costruire. Perché una cosa di cui dobbiamo sicuramente imparare è che non possiamo sempre correre dietro alle emergenze, non possiamo sempre piangere su quello che è successo perché non abbiamo avuto l'accuratezza di riparare un danno adeguatamente. I terremoti verranno, e lo sappiamo bene che verranno, perché negli ultimi 20 anni, 30 anni, ricordavo prima Moretti, no? 79, 80, 96, 82, 96, 2004, 2012, 2009, 2016. Non è che i terremoti non verranno, noi dobbiamo fare in modo che innanzitutto di convivere con i terremoti, di convivere in sicurezza. Se non approfittiamo adesso di ragionare in modo tale di avere edifici sicuri per quelle che sono le caratteristiche sismiche del territorio, per quelle che sono le caratteristiche degli terreni che possono rispondere a queste evidenze sismiche, abbiamo perso una grossissima occasione. Possiamo riqualificare anche i nostri borghi, non significa modificare completamente la storia dei nostri borghi, ma ripensare ai nostri borghi. Poi ovviamente i pianificatori lavoreranno su questi piani attuativi, sono anche concepibili. Cioè cercare di ritornare o di recuperare una storia molto importante e che sicuramente rappresenta anche un volano turistico di questo territorio nella maniera più adeguata possibile, mantenendo la possibilità che chi abita queste zone non sia in sicurezza sismica. Altri spunti di riflessione, ovviamente con gli USR, è vero, ci consentiamo, ma sostanzialmente lavoriamo nella stessa direzione. Lavoriamo nella stessa direzione perché sappiamo che la qualità della ricostruzione passa attraverso un percorso che è importante e delicato e che va fatto adeguatamente. La possibilità, per esempio, a Liguria di essere soggetto a attuatori con un po' di aereo. La Liguria ci ha chiesto, abbiamo fatto un incontro, il tavolo della consulta che è previsto proprio dall'ordinanza, proprio per cercare di capire le modalità per come operare. Le Liguria ci stanno chiedendo per quegli interventi che sono inseriti all'interno dell'ordinanza 38 di e che sono come soggetto attuatori di PAC, almeno per quegli interventi che ancora non sono partiti, di essere loro i responsabili, i soggetti attuatori. È ovvio che ogni volta c'è una richiesta, bisogna anche tener conto di quelle che sono le normative, diciamo, le ordinanze, ma bisogna tener conto soprattutto di quello che ha decreto legge. L'ordinanza tiene conto del decreto legge. Allora,
se una norma deve essere cambiata e è solo per cambiare l'ordinanza, beh, massima disponibilità, ci si trova con tutte le istituzioni, con i professionisti. Sono l'unico che ha incontrato i comitati, perché, ripeto, è necessario avere condivisione. Poi ovviamente ci sarà necessità, quando ci sono tanti attori che parlano, non sempre si trova, no, la massima o la completa condivisione, poi ci sarà qualcuno che dovrà decidere. Però se c'è la larga condivisione, è ovvio che il percorso è più facile. Cambiare la norma ovviamente richiede un po' di tempo. Ripensare totalmente alla 189 sarebbe impensabile. Negli incontri che il sottosegretario Crimi ha fatto questi giorni, appunto, ha visto anche me, non sugli stessi territori, eccetera, il sottosegretario Crimi l'ha ben ribadito. Allora, vediamo dove possiamo modificare la 189, ma cercate di capire che stravolgere e ripensare a una nuova norma sarebbe impensabile. Ecco perché al governo allo studio questa proposta di legge per le emergenze e per la ricostruzione, proprio per evitare di far sì che ogni qualvolta c'è un'emergenza di qualsiasi tipo si debba pensare a una nuova norma. Perché adesso con il decreto areale Etneo, così chiamato, quello che è interessato il sisma alla zona di Catania, bisogna ricominciare con una nuova norma senza tener conto di quelle che magari non erano fatte, che comunque sono norme differenti. È ovvio che anche questo richiede del tempo. Il governo ci sta lavorando con la protezione civile, ci sta lavorando con tutti gli attori che in qualche modo sono coinvolti in questa nuova norma, e vorrebbero arrivare anche in tempi brevi a un testo che poi verrà condiviso. Nel frattempo deve uscire il decreto cosiddetto Areale Etneo. Allora, la norma sulle emergenze è un fondo, il decreto Areale Etneo è un altro. Allora, noi cerchiamo di intervenire all'interno del decreto Areale Etneo per portare le modifiche che attualmente sembrano essere importanti per quanto riguarda la legge 189, sperando che vengano accolte, ovviamente, perché non tutto quello che si propone viene accolto. Vi ringrazio. Grazie commissario. Ora darei la parola a Marina Mercalli, direttore superintendenza archeologica, pregandola di contenere in circa 20 minuti l'intervento, dato che siamo andati un pochino lunghi. Invito che rivolgo ovviamente anche tutti gli altri relatori. Right.
non li portano via, li portano via. Vanno a casa, finita la scuola, qui stanno vendi e parte l'auto. Ma è fine. Originaria degli edifici che stiamo ricostruendo,
Il Comera si propone come un possibile orizzonte metodologico che dovrà tener conto che la materia, storicamente forgiata e stratificata nel corso dei secoli da molti uomini di tante generazioni, non è riproducibile e sostituibile. Questo è un concetto di base, perché tutte le riflessioni che stiamo facendo, uscendo anche dal territorio strettamente connesso alla Valle Castoriana, ma parlando per esempio di San Benedetto, è come sarà ricostruita San Benedetto, quali materiali verranno utilizzati per questa ricostruzione. Dobbiamo partire dal presupposto che c'è un qualcosa che si è irrimediabilmente perso. La materia non può essere rigenerata. Quando anche noi abbiamo fatto un'operazione molto capillare nel recupero delle macerie, che può essere sembrata anche un'operazione eccessivamente meticolosa, eccessivamente lunga, ma è quello che ci permetterà di ricollocare le pietre originarie nella ricostruzione degli edifici, laddove le strutture saranno assolutamente riprogettate ex novo, proprio per garantire quegli standard di sicurezza che sono stati richiamati anche nell'intervento del commissario. Quindi ricostruire il sito significa procedere completamente alla presa d'atto dei livelli di danno e alla ricostruzione su un sedile storicizzato attraverso il recupero di beni e luoghi urbani, di volumi costruiti e spazi di uso pubblico e privato e per quanto possibile dei materiali antichi. Ritorno sul concetto di sedime che spesso citiamo. La tutela del sedime vuol dire laddove noi non possiamo salvare più l'elemento costruito, è un caso che stiamo affrontando per esempio a Norcia, dove quindi prevediamo una demolizione delle murature, dobbiamo però mantenere la salvaguardia del sedime, cioè quello che sarà ricostruito dovrà avere la stessa pianta, la stessa localizzazione di quello che si è perso, proprio perché non si perda l'elemento storico e il rapporto piedi e vuoti che è quello che caratterizza il tessuto dei centri urbani. Questo l'ho già praticamente detto, mantenere il sito pareti e orizzontamenti laddove esistano consistenti e significative porzioni residue di fabbriche, qui lo vedremo proprio calato nel caso San Salvatore a Campi, vanno evitate operazioni di demolizioni a raso, perché la demolizione a raso è quella che ci toglie, elimina ogni traccia, per quanto minima, dell'elemento costruito. Quindi anche se di una parete possiamo recuperare un terzo della, diciamo, originaria struttura, quel terzo va conservato, perché su quello noi possiamo poi ricostruire l'edificio stesso. Sono tutti concetti che adesso vedrete applicati. Quindi la ricostruzione va impostata attraverso un'operazione di restauro e recupero dell'edilizia storica e monumentale, una ricostruzione parziale di edifici che presentino componenti storico-testimoniali superstiti e che siano meritevoli di conservazione e integrazione, una ricostruzione completa nel rispetto dei valori dell'edilizia preesistente. Quindi sono tre diverse situazioni, tre diverse possibilità. Fondamentalmente puntiamo sul restauro e recupero di quanto è conservato, ricostruzione parziale, ricostruzione integrale che però sia rispettosa di quanto la storia ci ha consegnato. La storia della nostra chiesa di San Salvatore è una storia complessa, una storia bellissima, racconta di un edificio che nei secoli ha avuto una evoluzione e una trasformazione. Sapete che la parte più antica è del XIII secolo, viene poi ricostruita in parte e decorata in quella data, che abbiamo trovato poi ancora iscritta nei nostri frammenti.
monumenti di affreschi, 1463. Vedete quindi anche l'importanza di recuperare i frammenti, perché spesso i frammenti recano una traccia della storia, quindi ci dicono, parlano, dicono tante cose dell'edificio di cui ci stiamo occupando. E questa chiesa che è citata in tutti i manuali di storia dell'arte, noi abbiamo studiato con gli storici dell'arte su questo esempio unico dell'architettura e dell'arte umbra, è una chiesa quindi dalla struttura particolare costituita da due navate, ve la faccio vedere subito così, questo è l'interno prima della costruzione. Vedete, si vede chiaramente che l'edificio era costituito, ma voi lo conoscete bene, da due navate coperte da volte a crociera. Le volte e le pareti della chiesa erano interamente affrescate, con cicli di affresco che vengono attribuiti ai due maestri della zona, che sono Giovanni e Antonio Sparavane. E la danza dell'edificio era anche costituita da questa bellissima facciata con due portali di accesso, con due rosoni, quindi la facciata dichiarava, no, la struttura interna costituita da queste due navate di pari altezza. Ma cosa c'era all'interno della chiesa? C'era anche questo elemento su cui storici dell'arte hanno avuto discusso per capire la funzione di questa struttura architettonica. Cos'era? Un portile, un'iconostasi, un ambone? Aveva sicuramente una funzione praticabile, perché nei lavori di distruzione, ma anche oggi di ricostruzione, noi abbiamo rintracciato, cosa che ricorderete sicuramente, la scala che dalla parte posteriore consentiva l'accesso all'attico di questa struttura architettonica, quindi era una struttura praticabile, dove probabilmente avvenivano, diciamo, si predicava. Il crollo parziale delle strutture ha anche consentito di capire delle cose in più sulla storia dell'edificio, perché abbiamo visto che questo pontile è ammorzato nella muratura del lato perimetrale sinistro, e quindi significa che la sua costruzione è precedente alla decorazione che, come dicevo, è del 1464. Torno un attimo indietro. E cominciamo a parlare di quello che è successo con il terremoto. Il primo cantiere di messa in sicurezza della chiesa e dei frammenti lapidei e dei frammenti ad affresco viene impostato immediatamente dopo il sisma, il crollo del 30 ottobre del 2016. Sapete che la chiesa, ecco, questa è la situazione della chiesa dopo il 24 agosto, quindi vedete che non c'erano stati ancora crolli considerevoli, quando anche avessimo inibito l'ingresso, l'agibilità della chiesa, perché avevamo visto l'effetto delle lesioni. Questa è la situazione della chiesa di San Salvatore dopo la scossa del 26 ottobre. Vedete che è già caduta la facciata, è crollata la copertura, ma è ancora in piedi la torre campanaria. Torre campanaria con cui cercammo subito con i tecnici della sovrintendenza, vedo qui presente Raul Faggetta, che ha lavorato tanto a San Salvatore ed era, diciamo, il punto responsabile della prima fase di cantiere, cercando di trovare un sistema di cinghiatura per tenere in piedi il campanile, ma purtroppo la successiva scossa avvenuta 4 giorni dopo, del 30 ottobre, ha determinato questo ulteriore crollo e la perdita anche della torre campanaria. Vedete che tutte le macerie erano scivolate anteriormente, oltre a riempire all'interno tutto il sedime della chiesa, erano anche scivolate davanti alla facciata.
Queste sono le prime immagini del 30 ottobre, primi temi ovviamente messi tanto per dare una prima protezione, una prima copertura alle macerie e appunto non correre il rischio di perdere anche i frammenti che sapevamo essere tutti affrescati, quindi tutti dotati di una pellicola pittorica che doveva comunque rimanere adesa ai blocchi lapide, cosa che devo dire è fortunatamente successa. Allora, il primo progetto, la prima fase di messa in sicurezza, il primo progetto fu pensare ad una grande copertura che abbracciasse quindi interamente l'edificio, proprio per garantire la protezione sia delle strutture murarie rimaste ancora in piedi, che vedete in questa foto la parete di destra è già puntellata, è già messa in sicurezza per evitarne l'ulteriore crollo, ma questa tettoia ci ha permesso di lavorare nei mesi successivi a tutto questo lavoro enorme di sgombero delle macerie, di selezione delle macerie, di catalogazione dei frammenti, di loro numerazione, per far sì che ora sia possibile pensare al progetto di cui a breve vi parlerò. Ecco la tettoia vista dalla parte laterale destra, ve la faccio vedere anche da questo lato perché qui si vede benissimo anche la struttura che puntella la chiesa, che voi conoscete perché passerete molto di frequente davanti a San Salvatore. Allora, la prima campagna di recupero dei frammenti, fatta quindi nell'estate del 2017, con il coordinamento dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, voglio citarlo perché in questo caso ci siamo riferiti non solo ad uno dei massimi istituti di conservazione e restauro del nostro paese, ma soprattutto ai tecnici che avevano già operato il miracolo della ricostruzione dei frammenti della Basilica Superiore di San Francesco. Quindi avevano messo appunto una metodologia che stiamo adesso utilizzando per i frammenti di San Salvatore. Vedete che stanno numerando sui bancali, questi sono i frammenti dei portali e dei rosoni. Sono foto di cantiere che vi fanno vedere un po' il lavoro che si stava svolgendo. Ecco la catalogazione con mappatura, vuol dire che sono state fatte delle grandi mappe per indicare il punto preciso da cui è stato prelevato il frammento, che è un'indicazione poi all'atto della ricostruzione. Ecco, questa è tutta la catalogazione fatta, questo è un bellissimo frammento che poi è stato anche esposto in questa mostra itinerante che c'è stata, mi sembra che questo frammento sia uno di quelli esposti a Stigino, nella sede di Stigino, proprio per dare un'idea di alcuni particolari ben conservati come questo volto di Madonna. Questo invece è un affresco successivo, è un affresco del 1505 che fortunatamente non è crollato, quindi è conservato nella nicchia della parete laterale destra. Questo è il lavoro che fanno invece immediatamente i restauratori, quella che noi chiamiamo tecnicamente la velinatura, cioè si mette una carta velina che si chiama carta giapponese, si fa aderire la superficie pittorica, si incolla ovviamente con un sistema assolutamente flessibile, ma questo impedisce che eventuali sollevamenti di pellicola pittorica possano poi produrre un distacco definitivo e una caduta con pittica. Allora qui cominciano le sorprese che abbiamo trovato man mano che siamo riusciti a selezionare e a sgomberare tutte le macerie. Di fatto le due lunettoni laterali, come anche quello, lo vedrà in seguito, della parete terminale, non è un abside, quindi parete terminale sinistra con la grande crocifissione, sono rimasti in piedi. Quindi qui poi abbiamo fatto dei consolidamenti in situ,
delle iniezioni di consolidante in modo da rendere più compatta la struttura muraria, che è il supporto della superficie attrezzata, e sono lì. Opere, diciamo, di contenimento, di pilastri, di quello che è rimasto in piedi, qui comincia, questa è la scala di cui vi parlavo, la scala che invece che dà la possibilità di arrivare nella parte alta della nostra iconostasi, continuiamo a chiamarla così. Qui vedete quanto queste centine linee che erano state montate in un precedente restauro degli anni 80 abbiano fatto un po' di lavoro di tenuta, perché hanno evitato che comunque crollasse totalmente la parte superiore. Vedete, questa è la bellissima scena della deposizione che è rimasta lì, perché anche qui noi abbiamo fatto un consolidamento, un tentativo di tenuta. Questa è invece la volta a crociera che si trova nella parte terminale destra, anche questa molto, molto decoesa. Ricordo che ci fu un'ulteriore scossa di terremoto nel gennaio ancora del 2018. Questa scossa di terremoto, che è stata sentita molto qui a Campi, ha determinato un'ulteriore apertura di lesioni che questa porticina aveva, e quindi abbiamo fatto un lavoro. Questa è la messa in sicurezza della, vedete che è stata già sgomberata quasi integralmente la parte interna della chiesa, e questi sono i puntelli creati per tenere in piedi l'iconostasi. Non ho la foto, diciamo, del contegno che è stato costruito ed è stato poi traslato sotto la volta, perché non eravamo in sicurezza per poter andare sotto questa porticina a lavorare, quindi è stato costruito esternamente, poi con dei binari è stato spostato, quindi costruito su ruote di cantiere e spostato sotto la volta, che attualmente è puntellata. Le due lunette di cui vi parlavo, e adesso vi dico rapidamente qual è il progetto di restauro, di ricomposizione dei frammenti degli affreschi di San Salvatore. Vi ho già detto quali sono le collaborazioni. Al momento noi abbiamo, solo per darvi dei numeri, però qualche volta sono abbiamo 1800 frammenti ricoverati nel deposito di Santo Chiodo, più 300 cassette di piccoli frammenti. I 1800 sono i grandi frammenti ancorati, quindi a blocchi lapidei, e poi abbiamo 300 cassette di piccoli frammenti, per fortuna non piccoli come quelli della Basilica di San Francesco. Stiamo progettando adesso, e vedrete, è stata fatta già un lavoro di ricomposizione, quantomeno di riconoscimento delle parti, e quindi un riordino di questi frammenti nel deposito di Santo Chiodo. Quindi attualmente stiamo lavorando al deposito di Santo Chiodo, ma in primavera costruiremo un laboratorio open space all'interno di San Salvatore, grazie, speriamo, a un ulteriore piccolo finanziamento ottenuto dal FAI. Sapete che il FAI promuove sempre questa campagna di luoghi del cuore. San Salvatore è stato il secondo luogo del cuore votato in Umbria, quindi contiamo in un finanziamento che ci permetta di costruire questo piccolo laboratorio all'interno di San Salvatore, in modo che i restauratori, man mano che si riportano i frammenti dal deposito di Santo Chiodo, possano poi ricollocarli, e partiremo dal restauro di iconostasi. Queste sono le cassette di frammenti raccolte a Santo Chiodo, e questo è il lavoro di cui vi stavo parlando. Vedete, questa è la mappatura in pianta, vedete tutto il sistema di riordino e di raggruppamento dei frammenti, e accanto vedete i singoli frammenti già catalogati e siglati, in modo che poi questo lavoro di ricomposizione possa avvenire in modo coerente. Io non ho
voglio solo dire due ulteriori cose, visto che abbiamo parlato di ricostruzione anche in termini di ricostruzione civile. La collaborazione e il ruolo che la sovrintendenza sta svolgendo all'interno della commissione regionale, qui vedo qui il direttore Guattoni, consiste nell'esprimere autorizzazioni per la ricostruzione civile che avviene in aree di vincolo paesaggistico, quindi sono aree comunque da completare, quindi la ricostruzione anche in questi casi, come è stato detto bene, deve essere fatta bene, cioè deve essere fatta anche e soprattutto con la salvaguardia del paesaggio in cui il nuovo si è andato ad inserire. Però direi, non ho il numero, ma mi sembra che siamo intorno alle 250 autorizzazioni già esaminate congiuntamente. Si fa un lavoro in conferenza di servizi, vuol dire che viene espresso un parere congiuntamente in modo da, ho dato una cifra sbagliata, vedo qui i colleghi della commissione, è più o meno quella? Bene. E abbiamo anche stabilito insieme una modalità di esame un po' più veloce, soprattutto condividendo dei criteri, in modo che i nuovi progettisti, cioè gli architetti che vanno a progettare le ricostruzioni delle case danneggiate, sappiano già cosa si può fare e cosa non si può fare. Non si possono aumentare i volumi, non si può ricostruire a casaccio. Bisogna rispettare le regole della tutela dei luoghi in cui siamo immersi, che sono tutti luoghi protetti dal punto di vista paesaggistico. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Marina Percalli, professor Antonio Burri. Yeah.
liberata e quella poi che provoca il crollo delle costruzioni, ci accorgiamo che i nostri terremoti confrontati con quelli degli altri paesi hanno un ordine di grandezza completamente diverso. Non dico che sono irrilevanti, dico che non c'è proporzione fra l'energia che viene chiamata in causa e gli effetti che provoca questa energia. Il terremoto che il 25 di dicembre del 2016 ha interessato il Cile aveva una magnitudo 7.7, quindi una energia liberata veramente spaventosa, non ha generato vittime, non ha portato morti, era una zona che non era molto abitata. Allora prendiamo ad esempio quello 7.0 che ha interessato l'Alaska poche settimane fa. E lì c'era una città che era quella di Anchorage, lì, una città grande, dopo due giorni tutto era stato ripristinato, si parlava quindi di resilienza. Questa è la resilienza, due giorni. Confrontiamolo con un altro due che interesserà questi territori colpiti, che non sono giorni. Allora domandiamoci, perché un terremoto di magnitudo 5.9, anzi 6, quello del 24 agosto 2016 ha ucciso 300 persone in pochissimi secondi? Perché un terremoto di magnitudo 6.5 ha distrutto tutte le chiese della Valmerina in particolare? Come mai? La domanda è retorica, volutamente retorica. Noi abbiamo un patrimonio che è fragile, abbiamo delle costruzioni fatte male, sono state costruite senza pensare alla problematica sismica, in particolare quelle di Amatrice, Alcuni e Arquata, per cui quando arriva il terremoto che ha periodo intorno ai 300 anni e dal 1703 al 2016 ci si era completamente dimenticati con quella zona, quindi di essere un territorio sismico, non ha costruito male. Le persone si sono trovate in quei edifici, purtroppo sono morte. Beh, questa è una prima considerazione. Teniamo presente che noi sappiamo, sono situazioni che conosciamo perfettamente, sappiamo che sono milioni di anni che quelle faglie sono in movimento e continueranno a muoversi. Quindi è questione solo di tempo, avverranno nuovamente questi fenomeni, ma che quella zona del centro Italia fosse particolarmente probabile avere eventi così distruttivi, ma lo sappiamo da decenni, da ventenni, povero Enzo Boschi, morto poche settimane fa. Insomma, questo studio è del 2003, cosa volete che dica di più? Sembra il bersaglio di un gioco di lancio del dardo. Cosa deve dire uno di più? Quella zona è chiarissimamente soggetta a questi eventi, lo sappiamo dalla normativa, quindi non si può dire non sapevamo che era una zona sismica. Lo sapevamo, noi tecnici sicuramente lo sapevamo, purtroppo lo sapevano le persone che stavano in quella zona. E allora bisogna domandarci, mai lo sapeva? Perché quella comunicazione è mancata? Hanno costruito male, non male, malissimo, non si sono preoccupati minimamente di questa problematica e quindi è successo quello che è successo. Piccola parentesi, ricordiamoci, tocco di diciamo, punto dolente, perché tutti nel mondo tecnico, degli amministratori, eccetera, eccetera, cioè il problema della magistratura. Come la pensa la magistratura, in questo campo è chiarissimo, ci sono sentenze della Cassazione che dicono che i terremoti fanno parte delle normali vicende del territorio. Se uno è un'isolato, ma che può dire, ma io sismo a livello eccezionale, non è venuto ma non si poteva prevedere. Assolutamente. Quindi deve essere previsto. E questo lo dico in particolare per i tecnici, ovviamente devono tenere presenza di questa. Allora, quando consideriamo quello che è successo alla Matrice, la distruzione totale, bisogna tenere presente quello che sapevamo da tempo, edifici fatti male, con una qualità muraria pessima,
fanno questa fine perché? Perché la costruzione si disgrega, si dissolve. Non è un problema del terremoto, non è un problema di un terremoto così forte che non c'è nulla che possa resistere all'abitazione, è il problema di avere un edificio fatto male. Per cui un terremoto, anche, non dico modesto, ma di non così rilevante intensità, produce questi effetti. E l'abbiamo visto, queste costruzioni di quelle zone in particolare, mi riferisco alla Matrice, alla Pugna, al Quadra, quelle colpite dal 24 agosto, erano zone con queste murature, e con queste murature non c'è nessuna possibilità di resistere. Quindi i tecnici sanno e lo sanno, mi dispiace che ci sia il commissario, perché io ho fatto parte del comitato tecnico scientifico dal 21 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, sono scaduto, quindi come lo yogurt da un paio di mesi sono da buttare. Noi ci siamo impegnati, noi nel comitato tecnico scientifico ci siamo impegnati molto per cercare di guardare avanti. Allora, l'ordinanza sui danni lievi l'abbiamo scritta per la prima volta in Italia guardando al futuro, dicendo: guardate, le somme che avete a disposizione per fare interventi per danni lievi, utilizzatele, quelle somme, anche per eliminare quelle vulnerabilità che non sono uscite fuori, perché per questo terremoto non sono uscite fuori, per il prossimo magari sì. E allora è inutile che spendiamo soldi come abbiamo fatto all'Aquila, che si spendono i soldi per riparare danni lievi, ma non si eliminano le vulnerabilità. Poi arriva un terremoto come quello del 17 gennaio 2017 e fa altri danni su quegli edifici. Ci rimettiamo un'altra volta le mani sul portafoglio e dobbiamo spendere. Il nostro problema di fondo è la qualità muraria, e questa qualità muraria ha colpito, diciamo, è presente in questi territori più martoriati, dove se non si tiene conto della problematica sismica accadono cose che sono accadute. Non c'era possibilità alcuna per questi edifici fatti male di resistere. Questo è una conferma, non è una novità, è una conferma. La probabilità di resistere a questi sismi è zero, come anche per edifici come questo a Norcia. Norcia, lo sappiamo, zona sismica, no, ma sempre, non è che ce ne siamo dimenticati, a Norcia lo sappiamo, la Matrice se ne sono dimenticati, ma a Norcia lo sanno da sempre. Perché? Perché ogni secolo c'è un terremoto, quindi la memoria viene mantenuta. Allora, uno ha un edificio tutelato come questo e ha una parete con una stanchezza che è spaventosa. Allora, c'è anche bisogno di sisma, un giorno di tramontana forte, quella parete può avere dei problemi. Allora, il problema di conservare, tutelare queste costruzioni, se deve porre, tanto più se ci spende 1.500.000 euro per questo qui. E quindi lì costolature, inspessimenti, qualunque tecnica, ma capace di prevenire queste problematiche sono ben note. Cosa si doveva fare? Ma lo sappiamo benissimo, si doveva fare prevenzione, si doveva intervenire su quei manufatti che sappiamo essere vulnerabili per evitare o quantomeno limitare i danni che al prossimo evento, che inevitabilmente si verificherà, possono essere contenuti. Cosa bisogna fare? Io, scusate, arrivato a questa età ho capito, credo che sono molto più semplici di quello che può sembrare, almeno così l'ho capita io. Cioè, ci sono edifici fatti bene e edifici fatti male, ci sono edifici consolidati bene e edifici consolidati male. Poi il meglio va bene, per cui microzonazione di terzo livello, di quarto, di quinto, tutto quello che volete voi, affiniamo quanto volete, ma la sostanza è molto più semplice. Edifici costruiti negli anni recenti, vi faccio vedere questi di Norcia, centro di Norcia, più di 2 anni non si può fare, quindi sono edifici modesti, ma è significativo il fatto che edifici come questi non hanno avuto danni,
grande, ma estremamente modesta. Edifici vicino come questo all'epicentro del 30 di ottobre. Questa è una foto che ho fatto io, accompagnato dall'ingresso da fuori, che era il progettista di questo edificio. Esternamente non ha danni, e siamo a 500 metri dall'epicentro del 30 di ottobre. Allora, qual è? Non è solo gli unici edifici. Gli edifici costruiti bene negli ultimi anni, questi terremoti che interessano l'Italia, non hanno difficoltà a sopportare. Ma neanche quelli consolidati bene hanno difficoltà ad affrontare questi eventi. Il centro storico di Norcia, che abbiamo studiato per mesi e mesi, noi università, Dipartimento di Ingegneria di Firenze, lapsus freudiano di Perugia, e i tecnici della regione dell'Umbria, abbiamo studiato per mesi, abbiamo anche pubblicato degli articoli che sono a disposizione ovviamente di tutti. E insomma, qual è la sostanza? La sostanza è che dopo 8 eventi di magnitudo superiore a 5, la storia è quello che voi potete andare a conoscere meglio di me. Giratelo, a me tante volte è venuto in certi momenti di dubbio, ma c'è stato davvero un terremoto qui? Perché non sembra. Poi vabbè, se guarda la chiesa si capisce che il terremoto effettivamente c'è stato. Ma gli altri edifici, salvo dei danni limitati, e ricordiamoci come sa benissimo il sindaco che è stato limite salvaguardia della vita, quello è riferimento per noi tecnici, la vita rispettata. La prevenzione paga. Cosa è crollato nel centro di Norcia? Sono crollati gli edifici dove nessuno aveva fatto nulla, quindi non aveva fatto prevenzione, o dove aveva fatto prevenzione in maniera sbagliata. Ma anche queste le sappiamo benissimo, queste cose, edifici con muratura debole, dove ci si mette sopra una copertura pesante, beh, insomma, te la cerchi proprio. Sono tutte cose che conosciamo. Allora dobbiamo fare tesoro di queste esperienze. Edifici consolidati bene reagiscono al terremoto, a questi terremoti in maniera, diciamo, serena. Per me è culturale, ti devo dire, io sicuramente non è un problema di polemica o di recriminazione, è un'osservazione, ripeto, detta in modo appassionato, come il mio carattere, ma costruttiva, guardando il futuro e dire: se sono crollate tutte queste chiese per questi terremoti, ma non solo qui, in Emilia, quante ne sono crollate in Emilia? Di chiese? Centinaia? Dico, il buon senso, la logica dice: beh, queste sono costruzioni altamente vulnerabili. Se non faccio esperienza di quello che è stato fatto in altre regioni, vedi la Calabria, vedi zone dove il terremoto era di casa e hanno fatto rinforzi con i barbacani, con i contrafforti, con gli spessimenti. Se non faccio interventi di questo tipo, se ricostruisco com'era, dov'era e come ricorderà. E Norcia in questo insegna. San Benedetto, non è l'unica chiesa che è crollata, di San Francesco, l'ex chiesa di San Francesco, crollata nei terremoti precedenti, ricostruita, ricrollata nel 1859, ricostruita, e adesso ricrollata, che si fa? Si ricostruisce uguale? Forse no, speriamo di no, che ci sia qualche innovazione. Senza sicurezza non c'è conservazione, se non quella delle macerie, come quella che avete visto prima, che sarà un fantastico cantiere di restauro, la mia fiorentinità non mi impedisce appunto di dire che sicuramente era preferibile la chiesa come era prima. Quindi bisogna pensarci prima, perché altrimenti una ragione anche economica, non solo, diciamo, culturale, ma anche economica, perché sono patrimoni del territorio, delle persone che vivono in quel territorio, ma sono patrimoni di tutti ovviamente, perché come abbiamo visto tante volte, se non si fa prevenzione si perde il bene, per tanta fatica e sforzi si possono fare per cercare di ricostruire e di recuperare qualcosa, si spendono soldi
doppia perdita, e terza perdita, oh, finora è andata bene. Negli ultimi terremoti, dall'80 in avanti, non è morto nessuno in quelle chiese. Ha cambiato un po' anche il mondo. Però insomma, non è che va sempre bene. Padre mio, io sono andato veramente lì, perché il 20 di, cos'era, di maggio del 2012, era domenica quando è arrivata quella scossa. Domenica in chiesa ci sono matrimoni, ci sono riunioni, per fortuna è arrivata alle 4 del mattino, quindi il problema non si pone. La fortuna funziona tante volte, però non tante volte, ma c'è anche questo discorso economico, la ricostruzione dei beni culturali dopo il 97 in Umbria, quanto è costata? La regione Umbria giustamente mette sul sito i costi della ricostruzione, era trasparente, come anche la regione Emilia. Ma queste chiese che fine hanno fatto dopo quella ricostruzione? Gli effetti e i soldi che sono stati persi, con confronti imbarazzanti. Io prego l'architetto Zulli di fermarmi quando ho demordato eccessivamente. E con confronti imbarazzanti, dimmi quando devo smettere, con confronti imbarazzanti perché quando uno dice Piazza Garibaldi a Norcia c'è quell'edificio che sta nel mezzo, zero danni dopo quegli 8 sismi di magnitudo superiore a 5, e quelle due chiese, una alle schede di San Francesco e l'altra chiesa di Misericordia, davanti distrutte, chiaro che sì, è una conferma, lo sappiamo, le chiese sono dei beni altamente vulnerabili, ma siccome lo sappiamo dovremmo anche fare qualcosa, perché sapere basta, non serve a nulla. E qui siamo forse nella zona più dolorosa da questo punto di vista della perdita di beni artistici. Le chiese, non tanto questa è la donna delle grazie, ma la chiesa di Santa Maria di Piazza è veramente una, insieme a San Salvatore, una delle perdite più gravi e anche più eclatanti, come non incapacità di proteggere il proprio patrimonio. Incapacità perché? Perché noi abbiamo scritto queste cose, non è che me le sto inventando io, ci abbiamo studiato per mesi. Questa chiesa era non conosciuta, arci conosciuta, perché per anni ci avevano studiato dei colleghi e avevano scritto in 15 articoli diversi, hanno detto questa è una chiesa che ha dei problemi grossi come montagne. Peraltro bisogna neanche essere un ingegnere per capire, entro lì dentro, vedo quel pilastrino così esile che porta delle volte spesse in pietra, sopra c'era una sala, quindi dico anche un minimo di buon senso avrebbe dovuto dire interveniamo, ma in questo caso hanno fatto le tesi di dottorato, cioè hanno fatto delle prove su quei pilastrini, hanno fatto 15 lavori scientifici, dopodiché che è successo? Nessun intervento per cui la Chiesa, ecco questo è l'ingresso della Chiesa dopo il 30 di ottobre. Quindi bisogna pensarci prima. Altrimenti, con il nostro presidente Mattarella, bisogna anche ricordarsi dell'aspetto della sicurezza. L'aspetto di sicurezza non è un optional, cioè se un edificio non è sicuro, quell'edificio non può essere utilizzato. Allora, la conservazione ha tutte le ragioni di questo mondo, ma se io ho a che fare con una costruzione che non garantisce la sicurezza dei fruitori quel bene, quello va limitato in qualche forma, in qualche modo. Attualmente si sta facendo zero. L'aspetto della sicurezza non è adeguatamente considerato. Ricordiamoci sempre l'incombente, questo, ahimè, questa situazione,
spettro della magistratura. La magistratura su questi punti la pensa in una maniera estremamente chiara, cioè vuole dire prima di tutto conta la sicurezza, quindi non ne importa nulla, come è stato detto in queste sentenze della Cassazione, se tu non hai i soldi per intervenire non me ne importa nulla se il bene era tutelato, punta, viene tutta la sicurezza, quindi se non succede nulla siamo tutti sereni e tranquilli. Se succede qualcosa, ricordiamoci che purtroppo qualcuno non vorrà rispondere. Vi ringrazio per l'attenzione. C'è una piccola modifica al programma, chiederei all'architetto Paolo Margheriti, in sostituzione di Alessandro Bracchini, di intervenire sui piani attuativi. Chiederei anche al tempo stesso ai relatori di comprimere per quanto possibile ulteriormente in 15 minuti il proprio intervento, per poter consentire di chiudere ad un'ora ragionevole, avendo ancora 4 interventi da fare. Prego. Piccolissima premessa derivata da quelle che potrebbero essere le azioni
necessarie e opportune per individuare una ricostruzione fattiva, rapida e pratica. Allora, i macrosistemi territoriali in Italia in maniera molto larga sono rappresentati già nel fine del secolo scorso e sono consolidate le economie urbane centrate sulle grandi città che trainano i sistemi più estesi. La concentrazione urbana, economica e finanziaria ha trasformato le città in motori di sviluppo, è un processo che al momento si risulta inarrestabile. In Italia è l'unica città metropolitana che esiste e che riesce a competere con tutte le città europee e mondiali come macrosistema territoriale, Milano, e trae in atto tutto il macrosistema della Padana, compresa la parte pedemontana delle Alpi. Nel nostro centro Italia, pur essendoci delle città, dei poli che potenzialmente potrebbero diventare dei poli di attrazione, di gravitazione, Firenze, Roma, questa realtà non si è mai consolidata e quindi non ci sono delle grandi potenzialità per poter competere a questo sia. Perché? Perché c'è la difesa dei domini di ciascun centro, dall'incapacità di fare sistema, e creando ciascuno un proprio macrosistema territoriale. In evidente il maggiore declino sono tutti i macrosistemi della fascia territoriale tirrenica, della fascia territoriale adriatica, ancora in più in difficoltà il sistema della macrofascia territoriale dell'Appennino, in cui Norcia, Campi e la Valle Castoriana si inserisce. Allora, teoricamente sarebbe, sulla base di questo ragionamento e di quello che tira dal punto di vista economico, sarebbe destinato solo un ruolo marginale, del tutto inadeguato a mantenere la ricchezza storica, ambientale, naturalistica, che invece sono la loro forza. In realtà quest'area della Valmerina, come tutta la Valmerina in particolare, costituisce un microsistema territoriale che storicamente è determinato e storicamente direi vissuto dai suoi abitanti. Ci sono delle memorie, qui delle tracce di comunità a cui hanno accennato tutti i relatori che in maniera molto più illustre mi hanno preceduto, che hanno fatto la storia di questo paese e di questa regione di mezzo che sta in mezzo al nostro territorio. Allora, questi sistemi territoriali, secondo i ragionamenti a cui noi ci siamo appena approcciati, rappresentano dei luoghi in cui c'è un'idea completamente diversa di sviluppo economico e sociale e sono luoghi che si caratterizzano, e voi, la vostra presenza qui lo testimonia in maniera molto chiara, dove il livello di sostenibilità della presenza dell'uomo e delle sue attività nell'ambiente sono luoghi dove esiste ancora una ricca diversità biologica e una sana qualità della vita e dove esistono le condizioni per contrastare povertà ed emarginazione. Sono luoghi dove si vive bene, dove tutti voi vivete bene, al di là del fatto che sapete, la storia ce lo dice, che qui c'è sempre stato, come hanno illustrato i predecessori del terremoto. In che modo questi microsistemi possono generare autonome opportunità di sviluppo, che è un po' il nodo per capire se e in che misura vale la pena fare dei piani attuativi per la ricostruzione di queste aree. Possono essere delle attività complementari al modello dei macrosistemi a cui accennavamo prima. È fondamentale perseguire su questa strada che state facendo, che è quello di attrezzarsi per recuperare identità e qualità e rafforzare il suo sistema di relazione e di rappresentanza dei propri specifici interessi. Allora, qual è, secondo le prime nostre analisi di lavoro che ci siamo approcciati, la risorsa primaria di questo territorio? La presenza di una comunità che lo vive in maniera costante nel tempo. La ricchezza di questo territorio è la comunità che lo rappresenta sostanzialmente e che ne ha disegnato, lo ha disegnato, lo ha modellato, la presenza su questa valle, di tutti questi piccoli centri, tutti quanti regolarmente colpiti negli anni, nei secoli, dai terremoti. Non è impedito la desertificazione, anzi, sembrerebbe che la presenza del terremoto in qualche modo, in modo caparbio, abbia fortificato i geni di questa popolazione che rimangono qui nonostante tutto, e rimangono qui negli stessi luoghi
si diceva il tema di dov'era e com'era. Sono temi che in qualche modo su cui dobbiamo riflettere, perché è vero che la tutela, la conservazione è indispensabile, è anche vero che la conservazione deve essere fatta in maniera sicura, certo, come diceva il professore che mi ha preceduto. Allora, dicevamo, la comunità, la natura, la storia di questi luoghi che ne costituiscono la ricchezza. Allora, l'obiettivo dov'era com'era dovrebbe essere sempre perseguito. Qual è dal punto di vista pratico la situazione in cui noi ci troviamo con i progettisti di piano attuativo? Noi abbiamo preso atto che nel nostro piccolo nucleo, come dicevo prima, siamo in una situazione di R4, quindi inedificabilità. Siamo nella fascia di rispetto della faglia, i famosi 400 metri prendono in pieno tutto l'abitato. Non c'è la faglia rappresentata sulle carte geologiche, non esiste la faglia rappresentata sulle carte geologiche, tuttavia i nostri colleghi geologi ci raccontano, su questo non possiamo negare che esiste questa cosa, che dal punto di vista delle cartografie sismologiche viene riportata questa faglia di Gampio e Carano. Allora, noi ci troviamo a ragionare, a progettare e a definire quali sono gli interventi in questo contesto. Non possiamo essere noi professionisti a decidere se la faglia c'è, se non c'è e in che misura c'è. Quindi le decisioni delle autorità di bacino relativamente al PAI che individuano queste aree adeguate, le decisioni del CNR, della regione, che definiscono in che misura definiscono l'inedificabilità assoluta di questi territori, l'assenza o la presenza di studi di microzonazione sismica che ci aiutano a capire in che misura questi edifici, rispetto ai quali tutta questa comunità c'è una grande aspettativa di ricostruzione in sito proprio in quei dove già, come diceva la professoressa, dove si è sempre costruito. L'assenza di rilievi plano altimetrici, noi siamo andati, abbiamo verificato, abbiamo camminato in mezzo alle strade, purtroppo la situazione è ancora complessa, ci sono delle macerie che ne rendono praticamente difficile anche il nostro lavoro. Visto il carattere di urgenza e la forza attribuita da tutta la normativa, l'articolo 11 della 189, l'ordinanza 25, l'ordinanza 39, vista tutta la forza che ha questo piano attuativo, compresi i poteri esplorativi anche invarianti agli strumenti urbanistici principali, e vista la procedura di approvazione degli stessi piani che vengono approvati dal Consiglio Comunale dopo il parere della conferenza permanente istituita presso il commissario, c'erano tutti i presupposti affinché noi progettisti che siamo al fronte potessimo partire con determinazione e con chiarezza rispetto alle competenze e ai ruoli rispetto a questa tematica, ovvero che questa stessa procedura di forza fosse stata seguita per determinare le condizioni di partenza di questi piani attuativi. Allora, l'individuazione della perimetrazione è stato uno strumento, uno sforzo indispensabile per l'individuazione dei piani attuativi. Noi ci poniamo con estrema disponibilità, con estrema forza e caparbietà per riuscire a dare una risposta nei tempi che ci ha imposto il nostro incarico, che sono 90 giorni per delimitare e per definire gli interventi all'interno di questi limiti. Aiutiamoci, aiutateci a capire quali sono i limiti possibili dalle strumentazioni sovraordinate in cui noi possiamo operare. Quindi chiediamo alle autorità sovraordinate di fare, insieme al Comune, insieme a tutte, di fare chiarezza su quelle che possono essere le possibilità di intervento che noi abbiamo. Poi ragioneremo dal punto di vista del dettaglio.
Allora, non competono a noi la individuazione di questi limiti, di questi ulteriori, se esistono, magari non esistono, però con chiarezza vengono definiti. Allora, sarebbe forse possibile che in via prioritaria, anche parallelamente al nostro lavoro di microprogettisti, di progettisti di dettaglio, si potesse andare a una definizione chiara anche all'interno della conferenza permanente per chiarire questi aspetti. D'altra parte noi ci siamo impegnati e ci stiamo impegnando con le comunità locali, in primis con gli abitanti, con le istituzioni locali, con i comuni, con il comune di Norcia, per riuscire a dare in tempi brevi una risposta importante che in qualche modo riesca a definire non solo le modalità degli interventi privati, ma soprattutto le modalità degli interventi pubblici all'interno di queste aree, soprattutto in relazione a quelle che sono le immagini che esistono fra la proprietà pubblica, le proprietà private, gli spazi pubblici, gli spazi privati, intendo dire tutte quelle zone di frontiera che sono date dai punti di contenimento, dalle recinzioni, e poi facendone un sopralluogo sono quelli che in questo momento ancora ingombrano le strade e ancora ci impediscono di poter lavorare in maniera efficiente, efficace nei tempi che ci vengono richiesti. Voleva essere un intervento molto pratico, molto fattivo e molto pragmatico rispetto agli interventi sicuramente molto più importanti che mi hanno preceduto. Grazie. Grazie tanto. Ora, professor Riccardo Dalla Negra, ordinario di restauro, che ci parla di campi di Norcia per le problematiche ricostruttive e esigenze di sicurezza. Vediamo se c'è un po' di spazio per intervento. Se comprimiamo un po' c'è sicuramente spazio, altrimenti siamo un po' in difficoltà. Posso fare solo l'introduzione? 15 minuti non li neghiamo a nessuno. Allora, siamo veramente veloci e questo poi avevo preparato un minuto di diapositive. Io sono convinto che quando si parla si può eliminare il 50% delle cose che si dicono. Bene, noi siamo partiti a studiare i campi di Norcia grazie a una convenzione sottoscritta fra il Dipartimento di Architettura di Ferrara, la Regione Umbria, dal sindaco di Norcia che abbiamo sentito parlare di ragazzi. E quindi abbiamo chiesto consentiteci di studiare, noi volevamo dare un contributo serio partendo dalla perimetrazione e dando un contributo al piano attuativo. Queste sono le premesse. E io ho trovato, devo dire, sinceramente, di estremo interesse la sintesi che Fiorenti ha fatto diciamo anche implementato, perché ha posto veramente il problema, ha colto il problema nella sua centrale. Bene, noi siamo convinti che solo studiando le cose, e questo, scusate se dico di grande polemica, le professioni si devono fare, ci può fare, lo studiano. Questo sia quando approcciano matematiche molto complesse, quali sono i numeri urbani, di qualsiasi dimensione essi possano esprimersi, sia quando approcciano a tematiche molto più complesse che attendono l'edilizia specialistica. Siamo partiti da un'analisi territoriale, adesso siccome sono già state dette altre cose, non mi ripeto, ma abbiamo individuato appunto il nucleo della parte storiale che permetteva un nucleo che altro
punto di vista dello sviluppo antropologico e assistente, molto interessante, quelli validi che delineano, e soprattutto l'abbiamo studiato dal punto di vista dei processi di antropizzazione, secondo i cicli territoriali per noi della scuola moratoriana che vanno intravestivano, primo, secondo, terzo, quarto ciclo, e siamo riusciti a collocare ovviamente i campi di conoscenza nel terzo ciclo, tra diciamo l'undicesimo e il dodicesimo secolo, sebbene non si possa escludere che proprio il promontorio che sta sotto non possa essere stato il frutto invece di un processo di antropizzazione attinente al primo ciclo, forse al secondo ciclo, come sta a significare, come sta a significare anche la testimonianza romanica. Poi c'è stato un importante inquadramento geologico, basterebbe riferimento al fatto anche a voi di poc'anzi per capire quanto sia importante lo studio geologico che scopriamo tante cose interessanti che grazie al contributo enorme veramente del bagaglio di conoscenza incredibile che ha di Giancarlo Lerini, che da anni collabora con i partiti della e sono considerazioni che ci sono valse per leggere l'architettura, capire le componenti architettoniche e quindi un tempo avremmo detto capire il genus loci di campi di noce, no? Come dal territorio si è passati alle costruzioni, quindi questo incredibile rapporto simbiotico fra natura e architettura, che è in forma, possiamo dire, antropizzata di natura, no? Quindi abbiamo studiato i calcari di tutte le residui immaginabili, studiando i cantonali, studiando le malte. Attenzione, queste case erano già state ampiamente restaurate, per cui i restauri hanno cambiato, cioè pensavo anche i parametri dei quali potevamo disporre. Ma poi gli altri aspetti che ha il professor Giannantoni, sugli altri aspetti che mi ha interessato anche l'indagine geologica, uno degli elementi straordinari che sentivo poc'anzi mi veniva in mente la considerazione che quanto sia difficile entrare in queste parti terremotate, sia percorrendo le strade, sia entrando dentro le chiese. E questa nuova generazione di strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione, appunto, quindi rilievo la scanner e le relative restituzioni, che sono quelle altrettanto complesse rispetto alle prese, ci hanno consentito un incredibile approccio che mai avremmo potuto pensare fosse possibile, sia per quanto riguarda l'edilizia storica aggregata, sia per quanto riguarda l'edilizia specialistica. Queste sono semplicemente una restituzione della nuvola dei punti, ben nota ai tecnici e agli addetti ai lavori, che ci ha consentito di interrogarla fino a riproporre delle sezioni che mai, poi mai, avremmo potuto realizzare con metodi tradizionali, se non a posto di misurazioni complesse, mai arrivando a un livello di definizione così alto. Queste sono le restituzioni, dicendo, vado molto veloce. Ma quello che è fondamentale è l'analisi di morfologica e conseguentemente l'analisi tipologica, è il rapporto complesso che si instaura tra l'analisi tipologica e la componente morfologica. È qui che manca lo studio, è qui che manca lo studio dell'edilizia storica aggregata, che molto spesso si riduce a una, viene ridotto, questi studi vengono ridotti a delle stereotipate analisi di tipo tipologico. È come se si identificano alcuni tipi, identificati come schemi e basta, si rendono, si tabulano e poi quella è l'analisi che è destinata a questa edilizia, cioè a un testo complesso. Per l'edilizia storica aggregata è questo, è un testo stratificato complesso, le cui sintassi, devo dire, grammaticali, vanno interpretate, vanno dette con una lettura posteriore. E quindi è questo che abbiamo fatto, no? L'analisi territoriale ci ha dato l'indicazione del percorso matrice, dai percorso matrice siamo passati alla gemmazione con l'individuazione degli indirizzi elementari, da questi siamo andati a individuare anche i percorsi di collegamento tra gli incontri e i percorsi di impianto, poi è iniziato un lungo lavoro di analisi del processo ecologico. Processo ecologico, perché non si può parlare di tipi edilizi, ma si può parlare soltanto di tipo edilizio
in evoluzione, perché il tipo non è statico, il tipo è progressivo. Allora qui adesso vi potrei far vedere centinaia di immagini, avevo parlato, ma isolato o isolato, o quello che poi ci è servito a definire l'unità minima di intervento, qui penso che sarà poi interessato molto l'architetto Moretti su questo, e da questo punto di vista siamo riusciti a capire quale sia stato il processo evolutivo e come questi tipi di inizi abbiano sofferto dell'impossibilità di, sebbene nascessero come case a schiera molto semplici, avessero l'impossibilità di acquisire un'area di pertinenza. Per cui il processo mandato è andato in una sottrazione abbastanza contenuta del terreno, con la formazione anche di cave, ma soprattutto nella trasformazione pressoché immediata di queste case a schiera in case in linea. Quindi un'evoluzione che abbiamo avuto modo di studiare anche in altre parti del Grande, no? Soprattutto nelle aree costiere, dove le pendenze sono molto più esasperate. Bene, questa estensione forte e repentina della trasformazione del clima è assolutamente da capire per definire proprio l'unità minima di intervento. Scorro veramente rapidamente e mi chiedo io, scusa, avevo poi un po' di riflettere su queste cose. Questo ci ha portato allo studio anche della lacuna urbana. Quindi è il tema che ha sottolineato anche il sovrintendente Marcani. Studio delle lacune, vuoto devono essere, quindi perché non le abbiamo definite lacune? Perché sono lacune di un testo, non sono dei vuoti che gli addetti possono interpretare liberamente, ma sono delle lacune che vanno valutate dal punto di vista del testuale. Quindi il primo interpretativo che ci siamo forse è queste, le lacune recenti soprattutto, e le lacune che poi invece dagli nostri studi storici emergevano, possono essere risarcibili? Allora, quelle recenti certamente sì, ma quelle recenti ereditavano un processo lacunoso che aveva fatto sì che i campi di Norcia progressivamente vedesse sottrazioni anche consistenti del suo tessuto. Cosa definisce risarcibile o non risarcibile una lacuna? La comprensione del fenomeno che sta alla base della lettura del testo. Sono, è soltanto una lettura di tipo fenomenologico, ci dice se questa lacuna può essere reinterpretata. Faccio un serio esempio: se si verifica una lacuna all'interno di un tessuto, immediatamente le case vicine se ne approfitteranno. Immediatamente tenteranno di aprire delle finestre, delle porte verso quella lacuna e quindi si comporteranno come delle varianti sincroniche del tipo edilizio attuato però in maniera diacronica. È come se un processo che sarebbe avvenuto in maniera sincronica in illo tempore avvenga invece in forma dilatata nel tempo, quindi a posteriori, ma con gli stessi meccanismi. Allora, laddove quei meccanismi non possono, quei meccanismi si rilevano, cioè quei fenomeni si rilevano, è anche che la lacuna non può essere reintegrata. E quindi la lasciamo così, ma altre no. Allora ci siamo imbattuti, ecco qua, tutto lo studio che abbiamo fatto delle lacune urbane, e le lacune attuali ovviamente si aggiungono a un sistema già molto complesso e depauperato del tessuto edilizio di Canini, eccola qua, no? E quindi ci siamo imbattuti nel catasto gregoriano. Non come non ci fossero elementi anche di considerazioni precedenti, no? Ma non erano così attendibili nei contenuti documentabili. Il catasto gregoriano ci pone un serio problema, e cioè quello di dire, ma che cosa ci raccontava? Beh, ci raccontava il fatto, primo, che già alla rilevazione del catasto gregoriano esistevano già delle lacune. E quindi noi abbiamo ritenuto di dire, beh, quelle lacune sono veramente lacune storicizzate, e le altre nell'affronto fra il piano di recupero del 1982, che in realtà è stato fondamentale per capire l'edilizia, e il catastro gregoriano emergono delle valutazioni di natura critica del concetto di lacuna, che ci induce a dire, ma il piano attuativo può recuperarle? E questa è la nostra proposta. Allora, il problema c'è che dagli studi nasce il problema prima di perimetrazione,
di comprensione della pavimentazione o di verifica della pavimentazione, secondo indicazioni operative che vanno nella direzione del piano d'attuazione. E a questo punto la valutazione sulla reintegrazione dei volumi è un'altra, è di natura critica, e cioè di dire: possiamo generare nuovi volumi? Oltretutto che possono aiutare anche una sopravvivenza dei campi, anzi in una direzione che è quella che si diceva, che si auspicava proprio stamattina, no? Quando nell'introduzione si auspicava che il campo potesse non soltanto tornare a vivere, ma addirittura a essere di nuovo un centro propulsivo, in un certo senso, no? Quindi una nuova vita che debba nascere da questa campagna. E allora a questo punto il problema della valutazione dei nuovi volumi è i volumi compatibili dal punto di vista storico ovviamente e dal punto di vista morfologico e tipologico. Quindi si tratta di capire se i livelli edilizi abbiano già raggiunto il limite fisiologico di trasformabilità e se esistano le condizioni per poterlo reintegrare. Queste sono le nostre valutazioni complessive, vanno molto di corsa perché devo affrettarmi a chiudere la prima parte di questo intervento. Questa è la situazione dei campi, questo è il nostro master plan, cioè non è un piano attuativo, ma è un contributo al piano attuativo, cioè quello che noi riteniamo essere possibile nell'ambito della lettura dei tessuti edilizi e dei tipi edilizi, no? Quindi, come vedete, abbiamo intanto l'obbligo di reintegrare i tessuti, quelli che sono andati distrutti con il terremoto, in parte, alcuni totalmente, in parte no. Quindi quello che poi diceva il sovrintendente sul testo residuale e di non addivenire in nessun modo a una sottrazione totale dei luoghi, quindi non possiamo passare pure l'USP, perché non c'è possibilità, a parte che lì è difficile addirittura entrarci, no? Quindi meno male che da questo punto di vista siamo salvaguardati, ma è così, tutto va salvaguardato, anche un muro. E in effetti noi quello che proponiamo è alcune parti, soluzioni organiche, alcune parti di soluzioni organiche condizionate. Quindi si tratta di capire che cosa facciamo della parte alta, che cosa facciamo di queste parti residuate dell'edilizia specialistica, perché i disastri sono sotto gli occhi tutti, ne ha parlato il professor Borre, ne ha parlato il sovrintendente, altre case adesso lo vedremo. E poi che cosa fare per la rigenerazione di questi vestiti, perché di questo si tratta. Si tratta un terremoto incide profondamente tanto sull'edilizia storica aggregata quanto sull'edilizia specialistica. Il problema che si pone a noi è una riedizione del testo. Quindi il com'era e dov'era, io sono d'accordo su quello che è stato detto, è un assurdo teorico e pratico, soprattutto per gente che come noi ha praticato per anni cantieri di quest'altro, no? E che fa i conti con i mattoni, con i pesi, non con un'impostazione letteraria del tema di quest'altro. Si tratta di una riedizione del testo, anzi aggiungo una riedizione condizionata del testo, anzi aggiungo una riedizione critica del testo. Ma quelle case non torneranno mai a essere quelle che erano prima, e quelle chiese non torneranno mai a essere quelle che erano prima. Di questo ci dobbiamo rendere conto. Però sta la nostra sapienza, anche creativa, sapere produrre un testo accettabile. Ecco il master plan, ecco le semplificazioni delle lacune. Il master plan definisce fili, definisce altezze, definisce livelli di gronda, definisce quello che diceva la sovrintendente, cioè il rispetto delle volumetrie ereditate, perché quello è fondamentale per noi, e lo definisce in tutte le condizioni possibili, immaginabili, ma poi resta il problema, ma chi fa i progetti? E qui mi accingo a concludere facendo vedere rapidamente gli esempi. Chi fa i progetti? Quel concetto, quella sensazione che noi abbiamo nel percorrere le nostre città storiche, di serialità, cioè di serialità di fronti stradali e di serialità delle case e anche di unicità delle case, cioè le case sono tutte apparenti allo stesso tipo di vizio, no? Sono tutte casa schiera, ma mantengono tutta una propria identità. Ecco perché è assurdo parlare, e lo dico uno che studia la tipologia, è assurdo parlare di restauro tipologico, proprio un assurdo teorico. Perché ogni casa mantiene la sua autenticità pur aderendo allo stesso tipo edilizio. Allora, come si può ricreare artatamente, a posteriori, progettualmente, su un tempo si sarebbe detto sul tavolo di desiderio, no? Come si può replicare una serialità? Come si fa a posteriori a replicare, a dare la sensazione della serialità? Allora sono due grandi strade.
lo indichiamo nel master plan e lasciamo ad ogni progettista la libertà condizionale ovviamente di potersi esprimere e certo dentro confini, oppure dobbiamo ricercare una soluzione organica che nelle leggi del tipologiche e morfologiche sappia dare delle gerarchie, ma adesso non faccio riferimenti teorici perché andremo troppo in là. E quindi abbiamo fatto alcune proposte, non escludendoci, mettendoci alla prova, proposte organiche, cito anche i nomi di chi, questi sono giovani neolaureati o giovani che si stanno laureando, a marzo si laureeranno. Ecco proposte organiche di inserimento, vedete che grande quella stecca dietro, che è per noi un'unità di intervento. Ecco, questo è il contributo che noi vogliamo dare. Quelle sono unità di intervento sulle quali bisogna ragionare complessivamente. Poi se ci debba essere una soluzione organica o sempre nell'ambito della plurifamiliarità, della pluriproprietà, questo intendiamoci, è questione da decidersi, no? Poi parlerò adesso un attimo anche di che tipo di architettura, no? Però affrontiamo, adesso si vede veramente poco, perché sì, purtroppo questi disegni sono troppo. Oppure proposta organica sul sistema, questo è quello che diceva il sottotitolo, quando c'erano delle murature, abbiamo detto che sono sopravvissute, le condizioni quelle vanno gelosamente conservate. Gelosamente conservate potranno essere elementi di spunto, anche creativo, aggiungo io, anche creativo di riedizione di vita del testo. Ecco alcune soluzioni che abbiamo proposto, sempre rispettando le normative originali, no? Proposte invece organiche seriali, cioè nel senso che, ecco, su tessuti che ritravamo che abbiamo avuto modo di studiare si possono integrare con un processo evolutivo del tipo, non superando però i limiti fisiologici di sfavorabilità del tipo stesso. Ecco qui delle soluzioni che, come vedete, parlano di un'architettura molto contenuta, di una architettura fatta in punta di matita. Ancora le proposte seriali, e questa è una proposta anche molto interessante. Come facciamo? Proponiamo case a schiera, di questo che parlerà anche il professor Gianni Antoni, ma che hanno sottili variazioni sul tema, cioè hanno una identità l'una rispetto all'altra, che deve essere stabilita, anzi, che verrà sempre più accentuata nella misura in cui i progettisti sono diversi ad attuare e via dicendo. Quindi che cosa possiamo dire? Nell'ambito dei vissuti urbani, il rispetto della morfologia ereditaria, certamente, se coerente con i limiti di trasformazione degli edilizi, no? Perché se noi registriamo uno scempio fatto precedentemente, non è che gli dobbiamo riconcedere lo stesso volume, come è successo all'Aquila. Coerenza della processualità tipologica, rispetto della serialità, perché questo è quello che caratterizza le nostre scelte. Coerenza delle masse fabbricative, che è strutturale e materica al tempo stesso, e consonanza materico-figurativa. Ecco, su qui spendo due parole. Consonanza materico-figurativa, si può fare architettura sinceramente contemporanea utilizzando le tradizioni costruttive, come il professor Bovri anche, ma smutandis ovviamente, e utilizzando tecniche costruttive e la produzione di i materiali del posto. Ma possibile che in questi luoghi noi possiamo usare il poroton? Lo chiedo, ma io non ridisco al solo pensiero. Ecco, io voglio usare quei calcari che sono lì e li voglio utilizzare in maniera compatibile, voglio fare delle murature e le voglio fare murature sicure. C'ha ragione il professor Borgia, c'è fare murature sicure, case sicure, perché la vita viene sopra ogni altra cosa. Poi disastri, su questa non parlo perché la chiesa di Santa Maria Piazza è una, come dire, una ferita, però una ferita vera, lancinante, anche per i segnali di allarme che erano stati lanciati, no? Quindi ha già detto il professor Borri. Quali soluzioni saranno possibili? Una riedizione critica del testo. Che cosa troveremo lì sotto? Non lo so, è probabile che bisognerà fare la stessa sapiente operazione che è stata fatta per la chiesa di San Salvatore, cioè un attento recupero di ogni possibile frammento. Quanto poi questi frammenti possano essere rieditati, beh, lungi non lo possiamo supporre noi in questo momento. La chiesa di Sant'Andrea, anche questa ha avuto una ferita enorme, nonostante il precedente intervento, una ferita devastante
Ecco, qui lo stesso l'ausilio della Sescana ci ha servito tantissimo per utilizzare, e queste sono le proposte nostre dell'integrazione, cioè una salvaguardia assoluta del testo che siamo riusciti a salvare e una reintegrazione molto limitata, molto sovemessa, con un'architettura quasi minimalista che esaldi la resistenza. Ecco, qui il governo dove era, devo dire, è inattuabile, è assolutamente inattuabile. Santa Maria della Neve e le mura urbane non c'è più, Santa Maria della Neve non c'è più, le mura urbane non c'è più, non c'è, è un catastro. Ecco, qualche cosina rimane, seppure le murature perimetrali, c'è una piccola pittura murale nella quale ancora si prevede la resistenza, c'è un valore del luogo da conservare. Beh, qui anche qui bisogna fare le proposte che noi abbiamo teso a legare a tutta l'area sommitale di Gandhi, dove probabilmente c'erano ancora case che poi sono andate distrutte per vari problemi di natura geologica. Queste sono le soluzioni. Sono soluzioni che possono essere accettate o non accettate, valutate, ogni architetto potrebbe fare qualcosa di diverso. Ancora abbiamo fatto proposte per la chiesa di Sant'Antonio Abate, forse è l'unica della quale a ragion veduta si possa parlare di anastilosi, alcune parti, soprattutto del frontone, possono essere oggetto di anastilosi. Perché sono chiaramente identificati, ci siamo esercitati, abbiamo visto come fare, però non c'è più. Guardate, questa chiesa era già diventata una cosiddetta chiesa nana, sapete che stavo coniando questo termine in Emilia, per tutte le chiese che hanno detto la parte superiore, è orribile, no? Ma rende Emilia la rete. Anch'essa, anche questa bellissima chiesa, ha avuto una frana che è identificabile proprio dalla giacitura dei terreni, che ne aveva modificato completamente l'aspetto. Quindi dobbiamo tener conto di tutte queste trasformazioni, abbiamo studiato, abbiamo visto tutti i pezzi, e qui è l'unico caso in cui onestamente si può parlare di anastilosi, tutto il resto no, tutto il resto si può parlare di prezioso incastonamento di parti superstite che noi generosamente salviamo, incastonamento, come se fosse veramente un gioiello, in situazioni completamente diverse che vanno ricreate, questo non c'è dubbio. Quindi anche per l'edilizia specialistica credo che valgano alcune limiti che cerchiamo. E quindi dobbiamo in qualche maniera utilizzare anche un linguaggio contemporaneo che possa essere messo al servizio della resistenza e che sappia risportare la morfologia originaria, essere coerente con le masse fabbricative sia strutturali che materiche, e utilizzare un linguaggio materico figurativo consonante. Ecco, quindi in questo caso la dissonanza, usiamo un termine musicale che ben conosciamo tutti, no? La dissonanza veramente sarebbe una stonatura che non accetteremo in un certo senso. Quindi è l'intelligenza dei professionisti, ingegneri e architetti insieme a trovare una soluzione consonante, ma autenticamente contemporanea. Lascerei quindi la parola. Buongiorno a tutti, rapidamente concluderò l'intervento iniziato con la sua della Lega parlando sempre nell'ambito dell'esito delle ricerche condotte su tanti altri, come il nostro laboratorio di sintesi è stato, parlando degli aspetti anche strutturali, dopo aver esaminato tutti quelli che sono relativi, abbiamo visto il tessuto e gli aspetti di costruzione. Una piccola precisazione su quello che è stata la caratteristica di questo particolare evento sismico. Questa è una registrazione della scossa del fine ottobre, dove ho messo in parallelo le tre componenti di questo sisma, cioè perché questo evento sismico intenso per la zona ha anche prodotto un certo tipo di danno, perché aveva determinate caratteristiche, questi tre grafici sono
sismici, dei programmi che vanno a indicare le componenti della sollecitazione dell'accelerazione sismica durante l'evento nel tempo, e si vede che ci sono due componenti di contatto, una direzione dell'altra, nel sistema di riferimento di registrazione ovviamente, che sono quelle che ci aspettiamo, ma ce n'è anche una rilevante verticale, cioè questo sisma ha una forte componente verticale. Cioè questo giustifica inoltre e spiega quindi alcune tipologie di collasso che diversamente non riusciremo a spiegarci. Guardate poi se questi accelerogrammi li sovrapponiamo, vediamo che c'è stata naturalmente una contemporaneità chiaramente delle tre componenti in un determinato momento, in un determinato arco, 8-9 secondi, c'è stata anche una sovrapposizione maledetta delle tre componenti, dove alle due componenti orizzontali il sisma violentemente esprimeva la sua accelerazione nelle diverse direzioni orizzontali, ce n'è stata anche una verticale. Ecco, riteniamo che questa sia, per una muratura come quella che abbiamo visto, una delle peggiori condizioni che si possa verificare, e per le quali la nostra edilizia, seppur consolidata, non era pronta a resistere. Per cui c'è necessità di una comprensione diversa, ma sicuramente anche di interventi diversi, che questo abbiamo già abbondantemente detto e ripetuto. Rispetto all'inquadramento geologico, anch'io sarò molto veloce, che il professor Giulini ha condotto per l'abitato di Campi Alto, faccio rilevare che abbiamo trovato nelle singole unità strutturali condizioni molto diverse. Ci sono fabbricati che addirittura poggiano monte a valle su terreni di natura diversa, su della consistenza litoide a monte e a volte su una consistenza fortemente eterogenea a valle. Questo chiaramente è un'altra delle vulnerabilità che predispongono al danno per un costruito in venire. Ed ecco, vedete gli esiti dei danni. La componente verticale del sisma che cosa ha fatto? Ha creato tutta una serie di fratture anche su edifici ristrutturati da poco. Vedete quello alla sinistra, io sono andato a evidenziare con delle frecce gialle, proprio questa sorta di sollevamento e traslazione di un fabbricato che era stato ricostruito in elementi di laterizio nuovo, in porta. Quindi, seppur la scatola muraria ha contenuto le deformazioni, quindi ha mostrato poche poco quadro fessurativo, si è però dissestata fino ad una energia pericolosissima proprio l'effetto di questa componente verticale alla quale non era pronta la reagire. Sulla destra invece vediamo gli effetti della componente orizzontale, quello che ci aspettiamo, soprattutto se come questa abitazione, questa unità strutturale, la ristrutturazione aveva fortemente interessato soltanto alcuni livelli. Quindi qui abbiamo una muratura in pietra che in realtà è un rivestimento della muratura in laterizio che si erge sopra alle murature superstiti probabilmente degli anni 20 sismici e chiaramente ha sacrificato le murature non consolidate del piano terra oppure se consolidate con fortissime differenze di proprietà meccaniche. Ci sono stati anche casi di assenza di danno che sono interessanti da studiare quanto quelli con danni. Ci sono interventi recenti che hanno ben funzionato, tipicamente gli edifici con incatenamenti diffusi, quindi questa propensione al danno è stata eliminata da queste briglie che sono state messe nelle varie direzioni con grande intensità e frequenza, hanno impedito il formarsi di cinematismi. Oppure vedete sulla destra le sferrature, le contrafforzature figlie del piano di ricostruzione del 1859, quindi un'edilizia. Sono regole costruttive semplici, chiaramente non figlie di principi scientifici come oggi noi possiamo utilizzare, ma figlie di un approccio di tipo empirico, però erano regole costruttive o ricostruttive che istintivamente, con questa sorta di sensibilità statica sviluppata per la stratificazione delle esperienze del danno degli eventi sismici, hanno consentito di salvaguardare gli edifici poi confrontati in quel modo. I contrafforti sono una tecnica costruttiva che si è poi persa per diverse ragioni, ma che si è dimostrata essere molto efficace. C'è questo storico di uno che ci ha messo.
sull'edilizia specialistica da anni li abbiamo già visti abbondantemente, faccio notare come comunque dei presidi c'erano, guardate questa catena linea, come ha cercato di fare quello che poteva, era l'unica che poteva contrapporsi tra i presidi presenti, ma ribaltamento della facciata. Vedete dal danno come si osservano anche le diverse fasi costruttive della fabbrica, vedete questi affreschi che in una fase precedente che si vanno a nascondere dietro al rinfianco delle volte della seconda fase. Queste sono cose. Cioè abbiamo visto, ecco appunto, un grande esercizio che dobbiamo fare, che dobbiamo sia insegnare agli studenti, ma che dobbiamo poi svolgere continuamente noi alla base di una progettazione strutturale consapevole ed efficace, è quello dell'interpretazione del danno e della diagnosi del dissesto, o meglio, della diagnosi evolutiva del dissesto. Questo lo si fa o a valle, chiaramente, di eventi come quello che stiamo analizzando, ma è molto meglio che non si fa un tempo di pace, ed è molto più difficile condurlo in tempo di pace, cioè in assenza di danno, perché questo comporta uno sviluppo della conoscenza della fabbrica muraria molto approfondito, e quindi la logica dei progettisti deve tendere proprio a investire più tempo nella conoscenza per cercare di prevedere anche dal punto di vista strutturale. Quindi vedete, abbiamo cercato, come in una sequenza fotografica, di rappresentare quello che è stata la storia del collasso, in questo caso della chiesa di Sant'Andrea, proprio per poi studiarne le cause e nel momento in cui ci si trova di fronte a un'ipotesi di ricostruzione parziale, di consolidamento o di miglioramento sismico, nel caso di funzionamento idraulico, la previsione, lo studio di questa sequenza possibile ci conduce nella definizione degli interventi di consolidamento. Lo sforzo è quello di coniugare la sicurezza e la conservazione, cosa che è possibile con gli strumenti che abbiamo oggi noi, dove le murature sono state teorizzate, studiate, i comportamenti murali sono in parte prevedibili, lo sviluppo della conoscenza delle fabbriche murali ci porta ad avere elementi completamente nuovi anche rispetto a 20 anni fa, per cui è evidente o si giustifica anche l'insuccesso di molte ricostruzioni fatte a valle del terremoto del 79, per esempio, dove le tecniche ricostruttive applicate che oggi noi denunciamo perché come non efficaci erano le tecniche ricostruttive che la regola e che la norma prevedeva. Erano regole che sbagliate dal punto di vista meccanico, ma di questo errore ci si è accorti chiaramente sviluppando la conoscenza e cambiando l'approccio anche agli interventi di risoluzione. Scorro rapidamente, dove si vede questo sforzo proprio nell'andare in queste immagini a studiare come è avvenuto il collasso, perché poi in un processo di ricostruzione parziale, di affiancamento di strutture nuove e strutture antiche, dobbiamo tenere conto di questi fenomeni, proprio perché è un accostamento che non deve essere compatibile soltanto dal punto di vista figurativo e architettonico, ma deve essere compatibile anche dal punto di vista strutturale. Questo è un altro caso, la chiesa di Santa Maria della Neve, con i tratti superstiti delle mura ultime, chiesa di Sant'Antonio Abate, con l'evidenza dei cimelatismi che si sono mostrati. Questi sono ipotesi che con i ragazzi, con gli studenti, abbiamo sviluppato anche dal punto di vista strutturale. La chiesa, purtroppo non so se si veda chiaramente, ma insomma la chiesa di Sant'Antonio Abate, come ha detto il professor Dall'Amica, è una di quelle per le quali si può pensare ad una reintegrazione e a un consolidamento delle strutture superstiti. Il consolidamento delle strutture superstiti deve necessariamente passare, come ha sottolineato benissimo il professor Borri, per il miglioramento della qualità murale. Quindi tutti gli interventi che noi andremo a pensare, che dovremo pensare per ottenere un risultato, un livello di sicurezza accettabile, devono passare, questa volta, per delle tecniche che prevedono il miglioramento delle caratteristiche, delle capacità meccaniche delle murature. In questo caso abbiamo utilizzato alcune tecniche di intervento che chiaramente in
fabbriche murali come queste devono essere particolarmente acute per poter risolvere anche il problema della conservazione. Dopodiché le ricostruzioni, come andarle a fare, soprattutto se l'accostamento anche meccanico, non solo architettonico, con la preesistenza, ecco, noi abbiamo deciso di, come già accennato, di riutilizzare il materiale presente. Abbiamo potuto fare un campionamento, abbiamo fatto testare anche meccanicamente il materiale presente, funzionabili, diverse tipologie di elementi che avevamo, hanno caratteristiche meccaniche sufficienti per garantire sicurezza, e il problema è che dobbiamo ricreare una apparecchiatura murale completamente diversa. Dobbiamo rimontare questi conci in maniera diversa, perché altrimenti avremo una qualità muraria non sufficiente per garantire livelli di sicurezza. Noi abbiamo pensato, se così in particolare, di realizzare una nuova curatura, una sorta di curatura primaria, dove nella calce che tiene insieme vari conci siano stese, per esempio, delle fibre, delle reti che possano consentire alla muratura stessa di non avere quelle vulnerabilità che oggi ha, ovvero sia l'assenza di collegamento tra i vari pavimenti, una scarsa resistenza alla compressione, una scarsa resistenza al caldo. Nel caso poi trattare il tema delle lacune dal punto di vista strutturale. Ora, nel caso in cui una lacuna urbana sia risarcibile, anche l'approccio strutturale classico è quello di scostarsi dall'edificato esistente, creando un edificio, per esempio, con un sistema strutturale diverso, oppure comunque giuntato dal resto dell'edificato. Beh, noi crediamo che invece la lacuna vada risarcita anche strutturalmente, cioè bisogna, per garantire sicurezza, per eliminare vulnerabilità dell'aggregato, andare a riconnettere l'intera comunità minima di intervento, anche dal punto di vista strutturale, quindi creando murature diverse, con gli stessi elementi, come abbiamo già detto, con tecniche diverse, in accostamento secondo gli originali allineamenti e comunque degli allineamenti e quindi non isolando gli edifici, ma rigenerando un tessuto strutturale che, come avete visto, il tema della sicurezza strutturale dell'aggregato ha una doppia faccia, diciamo. A volte il fatto che l'edificio viene aggregato dà un effetto positivo, cioè una sorta di effetto di gruppo positivo, se chiaramente sono rispettate certe regole, o se vengono riproposte alcune regole costruttive, come l'allineamento dei solai, come la omogeneità dei materiali, in altri casi come la centro storica della Patrice, sicuramente c'è stato un effetto negativo, ma dovuto a cosa? A una serie di interventi condotti in maniera discontinua, disorganica, strutturale, intendo, che hanno magari accostato solai nuovi ai rigidi a solai deformabili, murature rifatte a murature consolidate, quindi peggiorando, rendendo fortemente eterogeneo il comportamento strutturale. Alcune tecniche che abbiamo suggerito, okay, sempre parlando di muratura, vedete, quindi sono elementi di consolidamento, di riproposizione di nuova muratura che utilizzano la stessa materia originaria, apparecchiata diversamente, vedete, una nuova muratura fatta per cantieri, utilizzando conci anche di piccola spezzatura, ma naturalmente tenuti insieme, diciamo, in maniera diversa, seppur collegati alle basi di calce, che poggiano su fondazioni anche se fatte di pietra. Quindi non fondazioni di muratura, di cemento armato, ma fondazioni di pietra listata in questo caso. Oppure ricreare i collegamenti che il corpo di calcestruzzo avevano la pretesa di garantire, crearle con dei sistemi a macigno, cioè utilizzando la stessa muratura di pietra opportunamente chiaramente trattata. Il consolidamento delle volte. Abbiamo previsto anche di eliminare i recenti interventi di consolidamento e di sostituirli con interventi diversi che prevedano l'utilizzo di materiali anche tradizionali, ma con accorgimenti particolari, per esempio il contenimento delle masse, il contenimento delle rigidezze di piani, questo è un esempio, oppure l'inserimento di nuovi presidi
presidi, vedete, queste sono catene messe in verticale, che hanno il compito di preservare, di contrastare proprio quella componente verticale. Noi abbiamo istintivamente collocato sempre tiranti e catene orizzontali per contrapporsi a ribaltamenti, a spostamenti del piano orizzontale. In realtà, come abbiamo visto, quando il terremoto ha può avere componenti orizzontali e verticali importanti, il problema deve essere posto e risolto con un'ipotesi, cioè l'idea di mettere le tiranti verticali. In alcuni altri casi, laddove la lacuna cioè il vuoto urbano prevede la ricostruzione di un'intera unità, allora l'intera unità nuova, abbiamo pensato di proporla con un sistema, per esempio, di isolamento sismico, possibile anche in contesti orograficamente molto complicati come quello di Campiano. Questo è un tentativo che è stato fatto con gli studenti, proprio per una di queste lacune che è stata ricostruita, dove chiaramente abbiamo cercato di risolvere il problema che ci porta all'isolamento sismico di edifici posti in pendio, con una serie di dettagli che abbiamo studiato anche con la creazione di modelli per cercare di comprendere meglio il reale comportamento. E questi sono alcuni dettagli costruttivi che gli studenti abbiamo poi. Conclusione, anche dal punto di vista strutturale è necessario un approfondimento dell'analisi storica delle trasformazioni strutturali della fabbrica muraria, considerata sia singolarmente per la singola unità strutturale che per l'intero aggregato. Ci vuole conoscere la storia dell'aggregato, la storia, la modificazione dell'assetto strutturale dell'aggregato nella storia. Poi una redazione esasperata dell'analisi evolutiva dei dissesti, cioè di quel metodo che ci porta a prevedere le modalità di collasso e quindi la comprensione della meccanica dell'organismo strutturale. Di nuovo una redazione esasperata dell'analisi evolutiva dei dissesti, finalizzata questa volta alla comprensione dei cinematismi dell'aggregato, che come abbiamo visto non si può considerare in questo tipo di edilizia singolarmente l'edificio. Bisogna considerarlo, studiarlo singolarmente e collocarlo di volta in volta nell'aggregato di appartenenza, cioè dal punto di vista meccanico. Proporre quindi interventi che siano altamente efficaci dal punto di vista meccanico, evocati al contrasto di tutte quelle catene cinematiche che l'analisi di cui parlavo prima ci porta ad evidenziare. E infine utilizzare tecniche e interventi che siano finalizzati all'ottenimento di un comportamento strutturale non dissimile da quello presente, quindi un accostamento che anche meccanicamente sia compatibile per evitare dei comportamenti disomogenei e quindi utilizzare anche materiali che siano, come abbiamo già detto, meccanicamente compatibili con il preesistente, anche con nuove riproposizioni. Avete visto per esempio il lavoro di Barcantieri o i frenelli rinnovati. Vi ringrazio. Allora, grazie. Allora, noi avremmo finito se non vado errato, però ci serve, oppure c'è ancora un intervento? Prego, l'ultimo intervento. Prego. È Francesca Bioni, giusto? Architetto, che ci parlerà di pianificazione e valorizzazione paesaggistica del territorio, interdisciplinarità dell'analisi e dell'applicazione di strumenti attuativi. Thank you.
valutare le relazioni che intercorrono in tutto il territorio urbano, studiandone sia l'aspetto geografico, topografico, geomorfologico, quello relativo al patrimonio culturale, oltre che a tutti gli aspetti economici legati alla struttura, all'attività e a quelli sociali. Chiederei qualche minuto di pazienza per consentire la collega di fare il suo intervento. Lo studio si colloca in un momento in cui l'elemento comune a Tuparare si è scandito negativamente la storia di questo territorio e l'evento sismico, che ha inciso in profonda trasformazione sia nel paesaggio ma anche sull'identità della comunità di
e in buona parte era stato sottratto all'abbazia dal potere del comune di Morcia. La comunità, denominata Guaita di Sant'Ignazio, è oggi una comunanza agraria e che un tempo rappresentava un coro religioso e culturale, ma anche un posto che, secondo alcuni studiosi, potrebbe risalire addirittura al nono al decimo secolo. Chiedivalle è ubicato nella Valle Castoriana, alle pendici della Valle Castoriana, rappresenta un avamposto commerciale della Guaita. Un punto di transito degli itinerari per Norcia attraversa Angelano, ma anche verso il nord. In questi itinerari montani, si trovano tracce dei sentieri, si svolgevano le transumanze degli armenti, i traffici attraverso provenienti dall'Aquilania, ma anche dalle Puglie e dalle Puglie del Signore. L'edificazione di Arguaro è possibile collocarla intorno al 1322, che nei documenti è sempre chiamato Castello. Il paese non ha realizzato una città muraria, ma due volte. Per documentare la situazione attuale di ciò che è stato
dalle quali si evince che la parte bassa è lungo la porta di accesso all'aggregato, rimasta, ha subito dei danni abbastanza non lievi, mentre la parte alta risulta completamente distrutta. Arriva il microfono.
sugli aspetti più tecnici delle murature e delle ricostruzioni. Perché mi faceva piacere dire che il parco ha fatto un nuovo piano pluriennale economico e sociale, assolutamente spoglie, nel senso che noi abbiamo preparato il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile, proprio che è stato presentato la settimana scorsa alla stampa, coinvolgendo tutti i sindaci della comunità del parco e gli operatori socio-economici del parco, mettendo insieme nuovi progetti e finanziamenti che provengono da entità pubbliche ma anche e soprattutto da privati per oltre 20 milioni di euro, e diciamo di questi il 65% soprattutto per il turismo. Io vi invito tutti quanti ad andare sulle pagine internet del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove la Carta Europea è presentata con tutti i suoi documenti, per approfondire questo tema e anche per dire che poi fondamentalmente c'è uno scenario nuovo, non è solo sostenibile, ma ci sono nuovi modi di interpretare il turismo. C'è il riconoscimento che il turismo deve essere quello sostenibile da parte degli investitori pubblici e privati che hanno messo in moto questa mole di finanziamenti che noi prevediamo sia spesa nei prossimi 5 anni. Non solo, ma anche i scenari, quindi sono i scenari demografici di tutti i comuni del Parco, Umbria e Marche, che come sono presenti e danno, secondo me, devono dare alcuni spunti importanti per quello che può essere lo sviluppo di tutta quest'area interessata alla Fiorella. Questo vuol dire poi anche fare il collegamento con la pianificazione territoriale e con quello che il coinvolgimento del parco sulla questione del terremoto. In alcuni momenti ci è stato chiesto di rivedere il parco, addirittura di annullarlo, di farne, chiedo scusa, il piano del parco, di farne addirittura un altro. Ma in come in questo momento il piano del parco continua a essere per noi una guida, in cui appunto si sappia quello che è possibile fare e quello che non è possibile fare. Anche se appunto ci sono una serie di flessibilità, per esempio per quanto riguarda le aree di quelle che interessano i centri abitati per lo sviluppo socio-economico, nei quali appunto è già prevista da parecchi anni con la delibera del Consiglio Direttivo la possibilità di avere delle definizioni del 10% sulle aree che sono praticamente quelle dei centri abitati, anzi sono più grandi di quelle dei centri abitati, perché poi nel dibattito che è stato svolto in comunità del parco si è visto che fondamentalmente sono tantissimi i piani regolatori già approvati dal parco e che si trovano addirittura con avere limiti minori, piccoli di quelle che sono le zone di. Quindi diciamo la questione della pianificazione per noi è molto importante. Ci basiamo della pianificazione del parco anche per rispondere alle centinaia di richieste che abbiamo di autorizzazione in nostra, alle quali non rispondiamo più nel tempo dei 60 giorni, che sono quelli che diceva la legge 394 sulle protette per dare le autorizzazioni, ma siamo, come tutti gli altri enti pubblici che vengono interessati da questi sistemi, in una settimana rispondiamo con pareri scritti alla conferenza dei servizi e qualche volta quando ci chiedono la cortesia di entrare, perché sennò non c'è il numero legale, anche di persona. Quindi diciamo riusciamo a fare questo, a sostenere questo sforzo anche perché siamo riusciti come gli altri comuni per trattare anche noi 10 unità di persone a tempo determinato che adesso sono state già rinnovate con un mio atto fino al 31 dicembre 2020. Ma quello che mi interessa ancora di più di portare all'attenzione la questione della pianificazione in un'area protetta è quello che riguarda, per quello che riguarda il terremoto, quello che è stato la deroga, ossia
Noi nel decreto per Genova abbiamo già un esempio di quello che era una cosa temporanea, le stalle, e quello che potrebbe essere considerato definitivo. Cioè, su questa cosa qui, diciamo, secondo me è importante che da questo convegno dovrebbe uscire anche un'ipotesi di lavoro su queste questioni. Perché? Perché ci troviamo di fronte a tante cose che sono state costruite in deroga, ne parlava anche da Pietro Monetti, e che oggi, nel pensiero di molte persone, di alcuni, potrebbero diventare stabili, non più temporanei, cioè potrebbero cambiare qualifica. E allora bisogna anche cominciare a pensare se questo può succedere, come può succedere, come deve succedere, come può essere persa la qualità di temporanea di una cosa in una situazione in cui comunque piani paesistici, piano del parco, piani di prodotto comunque esistono. Ecco, io penso che questa sia una cosa importante sulla quale discutere, sulla quale andare avanti e sulla quale riflettere. Grazie. Grazie del contributo, prendiamo atto con piacere anche del lavoro che si sta facendo per il recupero degli investimenti e finanziamenti. Mi auguro che questo lavoro meritorio che si sta facendo veda al massimo coinvolgimento possibile delle comunità, in particolare delle forme organizzate della partecipazione, come le comunanze agrarie, i fuggi civici, che possono svolgere una funzione molto importante. Ho le tre domande. Il primo è l'ingegner Tacconi, che è un tecnico che non vedo. Raccomando anche l'ingegner Tacconi la massima brevità. Ma io tornerei a parlare del tema che credo sia il punto principale perché ci siamo incontrati oggi, che è quello che stiamo attualmente. Tornando all'aspetto in qualche modo che preoccupa di più, immagino, i proprietari della regolazione, che è quello di tipo geologico, che riguarda prevalentemente Campi, Capo del Colle e Via La Rocca. Lo scenario, secondo me, si collega ad alcune, cioè lo scenario per me si collega ad alcune delle cose che sono state già dette. Da un lato si parla di una faglia che a me non risulta che sia una logica fotografata e individuata, per cui c'è un aspetto normativo di cui si può dover tenere conto, ma che per quello che riguarda la situazione attuale non esiste perché la faglia non è cartografata, è un aspetto di sostanza. Per l'aspetto di sostanza però mi ricollegherei a quello che fa detto dal professor Borri. Alla fine possiamo fare tanti ragionamenti, ma le questioni spesso sono più semplici di quello che sembrano. Anche in queste località, penso al Capo del Colle, penso anche a Piera Rocca, fabbricati non fatti benissimo, ma mediamente fatti bene, non hanno avuto danni particolarmente importanti. Per cui io rifletterei molto sulla strada che potremmo andare a prendere, cioè avventurarci verso l'identificazione del tipo di faglia, lo studio se questa è attiva oppure no, per fare studi che poi bisogna però dire chiaramente che significa che noi parliamo, cioè ci aggiorniamo da qui a 6 anni per poi ricominciare a vedere quello che si può fare, oppure essere concreti, semplificare e analizzare quello che c'è nel territorio, anche perché la conclusione potrebbe essere drammatica di uno studio che potrebbe essere solo sulla carta. Darci indicazioni numeriche ma non di sostanza. C'è anche un aspetto paesaggistico di insediamento. Arrivare alla ipotetica conclusione di una deorganizzazione che nessuno vuole fondamentalmente, potrebbe snaturare completamente tutta la valle. Quindi io quello che mi aspetterei e quello che chiederei è che ci sia una stretta collaborazione tra i vari enti, quindi la regione, la struttura commissariale, i progettisti italiani, andando però verso un percorso di sostanza. Spesso la normativa ci impedisce di andare in questa direzione. Ora, tornando alla questione della faglia, normativamente non mi risulta che ci sia nessuna cosa di cartografato.
l'altra piccolissima cosa che vorrei aggiungere è sulla questione di cui si è parlato dei vuoti urbani, che riguardano parecchie situazioni in cui ci sono anche familiari che erano classificati come chiuse, quindi io spiegherei anche che un collegamento poi con le normative di finanziamento sulla ricostruzione consentano che quantomeno le strutture definite esterne siano finanziabili, perché se no tutti questi bei discorsi rischiano di rimanere sulla carta. Grazie. Allora adesso vi do le risposte e le diamo tutte insieme. Roberto Pasqua, che al quale vi invito alla sinteticità. Due considerazioni. La prima, intanto mi corre l'obbligo di ringraziare il collega presidente del Consorzio delle Comunanze, la comunità dei campi di Ancarano e di Sant'Udicio per aver organizzato questo interessante convegno. Le due riflessioni che voglio fare sono una, quella che ha un po' provocato il commissario, l'ufficio speciale per la ricostruzione. È chiaro, adesso non c'è, forse l'architetto Moretti che per lo dovete può riportare questa mia considerazione, l'ufficio speciale della ricostruzione è carente di personale, punto. Non c'è un personale capace o non capace, il personale dell'ufficio speciale della ricostruzione è estremamente capace, soltanto che rispetto a 1000 pratiche presentate, 1100, 10-12 istruttori hanno caricate 100 pratiche di istruttori. Come potrebbero fare a portare avanti questa situazione quando noi professionisti siamo autorizzati a presentare 40 o 30 pratiche? Quindi capite voi che non è possibile che un professionista possa portare avanti un'istruttoria di 100-100 metri pratiche e tutte le conseguenze una volta via di lavori che comportano. Quindi l'invito è di dire nelle sede opportune che l'ufficio va potenziato. Non c'è personale non capace, c'è un personale estremamente capace che a volte è anche d'aiuto ai professionisti stessi. L'altra considerazione è quella che faceva il professor Borri, al quale va un applauso per l'intervento che ha fatto, soprattutto in materia di prevenzione sismica. Noi dobbiamo guardare in quella direzione, quindi la ringrazio professore per l'intervento. Quello che mi lascia un po' più preoccupato è l'intervento che ha fatto la sovrintendente di Mercalli. Sono veramente preoccupato per due ordini di motivi. Il primo proprio come procedura, nel senso che noi siamo, intanto queste vostre casistiche che avete fatte, queste tre forme diciamo di valutazione dei progetti, e noi in questa cosa dobbiamo o essere presenti o capire quando fare queste regole, perché altrimenti ci troviamo delle regole che poi nel territorio probabilmente saranno difficili da applicare, perché in qualche modo i professionisti penso che capiscano più di tutti quali sono le carenze di questo territorio anche in materia paesaggistica, perché i fabbricati sono i più diversi, quindi l'applicazione di queste norme a volte non calzano sempre con quello che sono le esigenze sia dei cittadini che sia della ricostruzione. Quindi su questo diciamo, e poi l'altro aspetto che l'abbiamo un po' detto anche in sede di riunioni con il Comune e forse anche con la Regione, noi non possiamo presentare delle progettazioni in qualche modo che noi riteniamo conformi e puntuali, poi ci vediamo il Comune che esprime un parere favorevole, poi la sovrintendenza che lo corregge, diventa una cosa pazzesca, cioè ci vanno mesi soltanto, visto il sistema che dobbiamo comunque ricaricare sempre la pratica nel sistema, ci vanno mesi per venire fuori da una situazione. Quindi noi chiediamo che ci sia prima, con un carteggio limitato, quindi la parte soltanto che riguarda l'aspetto architettonico, a un parere preventivo o una valutazione, poi nel momento in cui la pratica è autorizzata si consegna tutta la testata di documentazione, altrimenti non ne veniamo fuori, la ricostruzione pesante non ce ne va fuori, perché non è qualcuno che vuole fare cose costrutte, qui qualcuno vuole fare cose che c'è esigenza di fare. Quindi se su questo argomento non accorciamo i tempi, soprattutto per la ricostruzione pesante, la vedo difficile. Grazie. Ingegner Piceni.
Ingegnere Fuceni? C'è? Prego. No, no, e se c'è, no, se c'è un interlocutore che può risponderle? Se ci impiega 2 minuti, volentieri. CMS un mese fa.
quanto tempo dovremmo aspettare che ci vengano consegnate le chiavi? E io trasformo questa frase: quanto tempo dobbiamo aspettare perché ci venga ricostruita casa con questi piani, eccetera? Tra l'altro, se le strade di accesso, la mia funzione fossero state comprate, non chiede messa in sicurezza, la casetta me la sei costruita con i miei soldi, parco per l'interno. In conclusione, se qualcuno mi chiedesse cosa non va, direi principalmente tre cose. Il sistema è così frammentato e farraginoso che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, comunicazione. Manca il senso dell'urgenza in tutta l'organizzazione, motivazione. Manca un vero capo progetto, aspetto più importante, strategia organizzativa. Poi in quel caso invitavo Curcio a venire a Carano quando siamo lì, perché è, diciamo, nel centro del sisma. Questo per dire cosa? Che di fatto oggi si sta dicendo delle cose bellissime, tutto quanto, però ci vogliamo capire che se io devo uscire da questa stanza, da una parte mi sento più preparato su certi concetti che sono stati espressi, che per me, anche se sono ingegnere, non li conoscevo. Dall'altro però mi casca le braccia, considerando che si sta creando, si sta, come dicono gli americani, build up the case, si stanno creando i casi, perché se non si crea, non si crea il fondamento a livello di microzonazione, di R4 eccetera, noi non ci togliamo le gambe. Poi è chiaro che oggi siamo nel 2019, vedremo qui nel 2021 e si ripenserà, si ricostruirà e si ripartirà. Ma a me mi interessa vedere qualcuno che piglia in mano il pallino delle cose. Stop. Grazie. Tanto a loro. Marica Mercalli, brevissima, perché voglio solo ricordare che quello che io ho detto non è un, diciamo, non si riferisce a un leader straordinario, è un leader ordinario delle approvazioni, dei pareri che noi esprimiamo quando viene richiesta un'autorizzazione per costruire in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico. Il progetto viene presentato ai comuni, i comuni trasferiscono il progetto alla intendenza, perché noi abbiamo un parere vincolante, un parere obbligatorio, ma questo non lo dico io, lo dice l'articolo 146 del codice dei beni culturali del paesaggio, che regola tutta la materia di autorizzazioni paesaggistiche. Cosa abbiamo fatto in accordo con l'ufficio con la commissione regionale all'interno della quale poi esaminiamo questi progetti? Stiamo cercando di condividere dei punti di riferimento nella valutazione dei progetti e soprattutto di andare più velocemente nel momento in cui andiamo in conferenza regionale. Facciamo istruttorie informali, come definisce l'architetto Battoni, e poi lavoriamo, consideri che c'è una conferenza di servizi in media ogni 15 giorni, se non ogni 10 giorni. Quindi più veloci di così non riusciamo ad andare, forse anche per problemi di personale che qualcuno ha richiamato, ma voglio dire che il comune non rilascia nessuna autorizzazione positiva prima di aver seguito questo leader, quindi non avviene il caso che lei diceva in cui il comune ha dato un'autorizzazione che poi viene smontata dalla sovrintendenza, perché non è così. Io ho descritto l'idea della paesaggistica, dell'autorizzazione paesaggistica. Ma quel parere non è un'autorizzazione, cioè è un percorso per cui il comune trasferisce a noi il progetto e poi la sovrintendenza esprime il parere. A quel punto, però, concordando in una fase preliminare, si va più veloci. Non è che il comune si può esprimere in autonomia. Stavo spiegandole. Vabbè, però da quello che lei ha detto non era così chiaro. Allora, velocissimo per tutti. Fai attive e capaci a Carano questa zona. Ora è evidente che c'è un po' di discrasia tra quelle che sono le carte ufficiali in cui la faglia attiva e capace non compare e quella che è una situazione di fatto. Ora non c'è dubbio che qui nella Valle Castoriana riscontriamo un livello di danneggiamento straordinario.
limitato ai centri che si discorre solo a San Pellegrino. È evidente che c'è una situazione geologica maggiormente da indagare. Alcune situazioni erano chiare già da 20 anni, tant'è che Noccia non è riuscita a spendere un finanziamento di 400.000 euro per consolidare una frana d'Angarano. Cioè, diciamoci, c'è stato questo finanziamento, è rimasto sospeso del 97, adesso l'abbiamo riproposto sia su Angarano sia su Canfi. Alcune situazioni sono già chiare, evidenti, che c'era un R4 che però mettiamo in sicurezza, per cui dobbiamo solamente dare una certezza e una tranquillità a tutti quanti, da una parte non limitando fortemente l'attività. Molti interventi possono andare, già possono essere fatti, è evidente che però questa attenzione che ci viene richiesta rispetto a questa probabilità non la possiamo eludere. L'approfondiamo, ma l'approfondiamo subito, non sono i 6, 7, 8 anni, ma il massimo della sicurezza a questo territorio lo dobbiamo garantire rispetto alle conoscenze che abbiamo. Oggi abbiamo un livello di conoscenze molto più elevato che in passato, non possiamo disattenderlo. Rispetto al tema dei luoghi urbani e rispetto a tutta quell'indicazione che ci diceva prima il professor Caravanigra, guardate, uno studio molto interessante, l'ha già detto, alcuni di questi vuoti si sono determinati storicamente, edifici che sono venuti meno decenni e decenni e decenni fa. È